Video, dato che è stato live. This meeting is being recorded. Facciamo solo audio. Perché fanno così? Assessore Bizzimetti, facciamo no, audio. Io l'audio ce l'ho, però il video dice che l'organizzatore è interrotto. Allora faccia un saluto audio. Se mi fate, se mi date l'accesso al video, io riesco anche a... Faccia l'accesso audio, perché altrimenti rischiamo di interrompere tutto. No, saluto. Scusate, ma mi dispiace. Intanto, buongiorno a tutti. Vedo molti... Molte persone che conosco, quindi mi fa assolutamente piacere. Mi dispiace non essere presente, ma purtroppo hanno convocato un consiglio regionale in questi giorni e tra l'altro con la presenza, quindi bisogna anche essere lì a rispondere a quelle che sono le cosiddette interrogazioni a risposta immediata. Quindi alle 10:15 devo essere in consiglio. Io volevo solo sottolineare prima di tutto la grande tempestività con cui viene fatto questo diciamo così incontro, perché non più di adesso era giusto farlo, nel senso con la situazione che c'è in questo periodo, specialmente in questo ultimo mese, mi pare che era quasi doveroso parlare o confrontarci rispetto a quelle che sono le necessità e soprattutto lo stato di fatto di quello che riguarda il mondo del logistica barra porto barra infrastrutture all'interno del territorio. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, è chiaro che l'asset della metallurgia è uno degli asset principali della regione stessa e in particolare della zona della Usacorno. Voi sapete benissimo che ci sono quattro laminatoi che sono importantissimi non solo per la nostra regione ma per l'economia in generale in Italia, e su questo si associa moltissimo il discorso dei trasporti e della logistica partendo da Mariupol in particolare in giù. È chiaro che la regione Friuli Venezia Giulia ha di fatto una concentrazione che deriva da una tradizione quasi secolare, io direi, all'interno del nostro territorio, che vede le fornaci, le fonderie attive già ancora dei primi del Novecento. Per cui è altrettanto chiaro che è importante per noi questo tipo di asset. Qual è il problema? Il problema che rileviamo oggi ovviamente riguarda moltissimo il discorso delle brame, in particolare provenienti da Mariupol. Voi sapete benissimo com'è la situazione, sappiamo benissimo qual è la difficoltà dell'approvvigionamento in quel posto, che diventa praticamente pari a zero, ma i laminatoi non possono star fermi in questo momento. Possono sì rinviare per un periodo, ma non star fermi, ed è giusto il confronto di oggi anche per capire quali potrebbero essere le prospettive per il futuro di approvvigionamento in altre sedi. In altre sedi, che vuol dire giro per il mondo, gli operatori lo sanno benissimo, so che si stanno già attivando alla ricerca di altre fonti di approvvigionamento di brame in giro per il mondo, e questo è necessario, sempre più necessario. Ma questo comporta ulteriori problemi, perché se le navi arrivano dal Brasile o da altre parti del mondo, come sembra, saranno navi sempre più grandi, con necessità di fondali sempre più grandi, con i porti sempre più attrezzati, perché se no non diventa antieconomico il trasporto, per cui è necessario che anche le infrastrutture locali si adeguino a quello che sono le caratteristiche che andremo incontro. Sappiamo benissimo che Porto Nogaro ha questa difficoltà dei fondali, sul quale noi come regione, con i colleghi soprattutto, stanno tentando delle soluzioni, che non sono né facili né immediate, però si stanno attivando in modo, mi pare, anche abbastanza impegnati su questo fronte.
Per cui c'è una serie di attività che devono essere messe, come si dice, in fila l'una all'altra per trovare delle soluzioni che diventano poi strutturali all'interno di questo, di questa attività, che sono legate alla metodologia, ma in generale all'economia dei porti, del porto in particolare di Porto Logallo. Io vedo anche in video il presidente del porto, sì, del porto di Cosef, quindi gestisce anche la parte assieme al presidente del porto di Trieste, che sono fondamentali Trieste, l'autorità portuale Trieste Monfalcone, che diventano poi loro il fulcro su cui far girare tutte queste, queste attività. Quindi io ringrazio dell'invito e penso, io lascio ovviamente mio collega della segreteria a seguire quanto verrà detto oggi, perché poi mi riporterà dal punto di vista riassuntivo di quello che viene detto, perché per me è importantissimo anche capire quali potrebbero essere le azioni della regione all'interno di questo contesto, che possono essere appunto fatte per, dico, migliorare, ma almeno tentare di continuare quelle che da anni sembrava una situazione ormai consolidata positivamente. Tra il trasporto delle brame ed altro, mi pare che siamo in una situazione molto particolare, il caro energia e tutto quello che ne consegue creano delle difficoltà a tutte quelle che sono le attività energifiche, e quindi importante secondo me questo confronto di oggi. Quindi vi auguro buon lavoro, mi dispiace non essere, comunque starò collegato almeno ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Grazie. Beh, perché tra un minuto avremo il collegamento in diretta con Mariupo, direttamente con l'acciaieria. Allora magari sentirò questo, così dopo sentirò in diretta anch'io cosa sta succedendo. Grazie. Grazie assessore Bettimenti. Allora, qui è la sala nel frattempo è stata mantenuta, per cui ciascuno degli ospiti e dei relatori previsti è qui già nella sala. Io a questo punto chiedo a Matteo Menin di stabilire il collegamento con Mariupol. Enver Cichisvili è il direttore operativo della più grande acciaieria dell'Ucraina, in questo momento ferma per le note ragioni. Con questa acciaieria noi alimentavamo quasi 4 milioni di tonnellate di brame che arrivavano a San Polo di Logallo, e come ricordate i cimenti erano per il resto. Ella, ci senti? Da. Sì, sì. Invermo. Grazie, Silver. Добрый день. Рад вас слышать. Доброе утро. Энвер, давайте так построим. Вы будете говорить, а я буду переводить. Если останутся вопросы, я потом вам переведу их. Да, конечно. Конечно. Начинайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за то, что вы пригласили нас, меня на эту встречу. И сегодня у меня есть такая возможность от лица металлургов компании «Метинвест» и от металлургов Мариуполя довести до вашего сведения все, что происходит там. И, ну, максимум из того, что мы знаем, что происходит, и то, чем занимается сегодня компания. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio perché mi avete invitato anche a portare questa testimonianza a nome di tutti i metallurgi di Mariupol e mio personale, e per raccontarvi per quello che so, quello che sta accadendo in questo momento. Сегодня Мариуполь – это город, который, если для того, чтобы вы все понимали, в каком состоянии находится город, хроника Сталинграда Второй мировой войны – это как раз то, что полностью отражает состояние города. Уничтожено... Oggi Mariupol, per farvi capire in che stato si trova, se vi ricordate immagini di Stalingrado della Seconda Guerra Mondiale, ecco, ci troviamo in questa situazione. Сегодня уничтожено 90-95% всей инфраструктуры города. Oggi è distrutta completamente a circa 90-95% tutta l'infrastruttura della città, contando anche tra fabbriche, case, eccetera. Мы предполагаем, по нашим данным, пока не подтвержденным, будет около 15-20 тысяч погибших. Circa,
circa per adesso stanno aspettando il dato certo, ma circa perdite umane siamo attorno a 15-20%. Из 470 тысяч жителей на 24 февраля на сегодня в городе осталось не более 150-160 тысяч. Contando popolazione per intero, quando prima della guerra 470.000, oggi siamo a circa 160.000 persone che sono rimaste in città. Люди живут в подвалах, живут на улицах, в ямах, для того, чтобы спасаясь от обстрелов. Gente costretta a rimanere negli spazi sotto le case, nelle varie posti dove poter evitare i bombardamenti. Мы не можем точно сказать, назвать цифру потерь, потому что огромное количество людей было захоронено соседями и родственниками прямо во дворе многоэтажных домов, где на детских площадках, где они жили. Insomma, per farvi capire la drammaticità della situazione, i cadaveri non si poteva neanche seppellire nei cimiteri, li seppellivano all'interno dei cortili, proprio per non lasciarli fuori dai vicini. Chi poteva seppelliva la gente proprio in questo stato, per non vederli. Когда в прессе пошли сообщения о предстоящем войне, которая грядет, мы начали готовиться к ней, и мы не могли предположить, что будет такой геноцид в отношении города. Ovviamente, quando hanno capito che sarebbe arrivata la guerra, giustamente non potevano subito prevedere che sarebbe stato un genocidio di questo tipo. Мы, компания полностью посвятила себя тому, что мы подготовили бомбоубежище. На комбинате Азовсталь таких было 36 на 12 тысяч человек. E per tutelare gli operatori della Azovstal hanno preparato dei bunker appositi per mantenere la gente all'interno. Mi scusi, Enver, сколько там было человек? 36 тысяч? 36 бомбоубежищ. На 12 тысяч человек рассчитано. Окей. Hanno preparato questi 36 bunker per contenere 12.000 persone. Мы закупили две установки осмоса очистки воды по 60 литров в час. Hanno dovuto comprare anche apparecchi per pulire l'acqua e hanno comprato questi due per far sì che l'acqua sia pulita e commestibile. Но когда начались обстрелы и массированные обстрелы и бомбежки города, у нас на комбинате максимально находилось порядка 1,5-2 тысяч человек в бомбоубежищах. Остальные не смогли прийти. E quando è iniziata la massiccia bombardamento, ovviamente loro hanno potuto ospitare solo circa 1200 persone, 1200 человек, да, Андер? 1200 до 2000. Loro hanno potuto ospitare solo fino a 2000 persone all'interno, perché altri non sono riusciti ad arrivare per nascondersi in questi bunker. С 24 по 1 марта под обстрелами часть людей приходила на работу, и мы очень правильно технически остановили коксовые батареи и доменные печи. Окей. И dal 24 di febbraio comunque gli operatori dell'Azovstal sono venuti a lavorare per spegnere con un procedimento molto particolare sia i forni di Cox sia di altri forni. Perciò è stato attivato proprio un processo di interruzione seguendo tutti gli aspetti tecnologici. Мы все сделали для того, чтобы экологическую угрозу полностью ликвидировать. E loro si sono impegnati per far sì che anche il pericolo ecologico fosse evitato per la città di Mariupol. На сегодняшний день мы имеем в городе серьезное разрушение по части инфраструктуры заводов и комбината Азовстали, комбината Ильича. Per adesso loro hanno rilevato
alcune distruzioni sia nella Sostal sia combinate l'ICH per alcune distruzioni proprio all'interno di queste strutture. По комбинату Азовсталь хочу вам сказать, что, слава Богу, нет сильных разрушений по конвертерному цеху, нет разрушений сильных по доменному цеху, нет разрушений по толстолистовому цеху. Lui ringrazia il Signore, cioè Ender dice che grazie a Dio nell'Azovstal, nella stessa fabbrica di Azovstal, non sono state riscontrate massicce distruzioni su tutte e tre le linee di produzione, sia dei forni, sia, adesso io non sono tecnico, perdonatemi, ma su tutte le linee principali di produzione non sono state riscontrate delle perdite, diciamo, massicce, grazie a Dio. Хочу сказать, что даже в это время под обстрелами волонтеры фонда Рината Леонидовича Ахметова продолжают привозить людям пайки. E anche se adesso la situazione è abbastanza, ancora rimane abbastanza pesante, i volontari del fondo Ahmetov portano alla gente che lavora ancora nel combinato, portano cibo e generi di prima necessità. Сегодня Anna, possiamo fare una domanda? Вам хотят вопрос задать? Пожалуйста. Ok. Allora, intanto volevo dire, ringraziamo moltissimo MC Svili di essere qui con questa testimonianza. Nel tavolo ci sono i rappresentanti delle principali aziende, clienti di Azovstal. Они хотят поблагодарить вас, во-первых, за ваше участие. И вы за столом видите ваших клиентов, которые это клиенты вашего комбината Азовсталь. Che manifesta la più totale solidarietà. И с их стороны полностью большая солидарность к вашей ситуации. Спасибо. 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 Я volevo fare di passare un momento la parola a Roberto Re, il capo di Medinvest per l'Europa, che le darà un saluto. И сейчас слово передается Роберто Ре, начальнику, я сейчас не поняла, какой начальник, но вот ему слово передается, который вам хочет передать салют. Mi scusi, che azienda rappresenta dottor Re? L'azienda Medinvest, che è la stessa azienda di... Ok. Enver, предприятие Medinvest. Ciao Enver, sono Roberto. E ti mando un fortissimo abbraccio e voglio rivederti al più presto. Я тебя крепко очень обнимаю. Я обнимаю тебя, Роберто. Спасибо. И я хочу тебя быстро, чтобы мы скоро с тобой встретились. Люди чеканки да парти су ун гроссу абрачо. Спасибо, Роберто. Я тоже жду этой встречи. Со всеми вами. Anche lui aspetta sia con lei, dottor Re, e con tutti quelli che sono presenti, non vede... Коллеги, я скажу еще два слова, потому что просто чувства переполняют меня. Lui vuole dire ancora due parole perché è pieno di sentimento in questo momento. Говорите, Вер. Мы с вами проработали долгие годы, и я как генеральный директор и мой коллектив, которым я руковожу, делали все, чтобы в наших отношениях мы всегда были взаимоуважительны и взаимовежливы, и ваши интересы ставили мы всегда выше собственных. Он говорит, люди, что in questi anni che di collaborazione, come ben sapete, loro hanno sempre rispettato termini, hanno sempre fatto sì che i vostri interessi prendevano una parte primaria in tutto il loro lavoro che svolgevano, sia da parte sua, sia da parte dei membri dell'Azovstal. Сегодня компания делает две вещи самых главных. Первое – это мы спасаем людей, металлургов, трудовые коллективы, которые работали у нас в Мариуполе. Вывозим этих людей даже по одному, по два, по три, их семьи, для того, чтобы самое главное, это самое ценное – это наши люди, которые обладают знаниями и которые восстановят заново металлургию Украины.
Primo, ovviamente, però dovete capire, il primo obiettivo adesso di cui loro si stanno occupando è salvare la gente, gli specialisti stessi, le loro famiglie, per far sì che nel momento di ritorno e riprendere in piena potenza con questi specialisti. Perciò la loro priorità adesso è salvare la gente e le loro famiglie, anche uno a uno portarli nei posti sicuri. И вторая основная часть работы под руководством генерального директора Метинвеста мы создали рабочую группу генеральных директоров металлургических комбинатов для разработки будущей концепции развития компании после победы Украины. Il secondo punto importante dopo questo è proprio che loro con direttore generale di Metinvest hanno stilato un piano di ricostruzione dopo la vittoria dell'Ucraina per far sì che tutte le attività si riprendano in modo più ottimale possibile. Мы поднялись в 1943 году, мы поднялись в 2014. Поверьте мне, коллеги, мы встанем и пойдем работать и в 2022. Ovviamente è giusto o doveroso dire che anche nel 90, dopo il 43 siamo riusciti a rialzarsi, dopo il 2014 siamo riusciti a rialzarsi e sicuramente lo faremo anche dopo il 2022. Chiedo a Enver se ci sta vedendo, lui ci sta vedendo nella sala. Enver, on vas спрашивает, вы видите их в зале? Да, да, вижу, конечно. Sì, sì. Allora adesso sentirà un applauso per lei. Per la bassa applausi. Grazie per questo che per la vostra aiuto. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам большое. Мы все видим. Vi ringrazio moltissimo per vostro aiuto. Vedono tutto quello che state facendo e grazie di cuore. Roberto, мы еще выпьем красного хорошего вина. Roberto, ancora ci vediamo ancora per bere un bicchiere di vino. За победу Украины. Per la vittoria dell'Ucraina. Assolutamente, Ender. Assolutamente. Bene, allora il convegno prosegue con un'intervista di Augusto Kosulic in Rai, che si svolgerà in un altro ufficio. E diamo la parola a Tenno D'Agostino. Parlare perché il microfono è. Diciamo che noi sapete come autorità portuale che presiede sia l'estero che qualcuno, chiaramente stiamo seguendo tutto quello che sta succedendo anche in questi momenti. Stiamo cercando di capire quali sono le modalità con cui noi possiamo intervenire. Chiaro, però, da qui che modalità ce l'hanno i soggetti che. Questi sono questi flussi sia dal punto di vista industriale che commerciale che logistico, che però vedono tutti intorno al tavolo, chiaramente. E noi, tra l'altro, è vero se da una parte insomma, il tema è presidiare il flusso dal punto di vista della risorsa che arrivava dall'Ucraina e trava industrie importanti del settore, considerate che anche per noi da qui a pochi giorni, a poche settimane, abbiamo come autorità portuale 416 milioni. 416 milioni di investimenti legati a nuove infrastrutture che chiaramente ad oggi sono basati su budget completamente sbagliati, perché fondamentalmente la materia oggi costa totalmente in maniera diversa, quindi da una parte viviamo la questione operativa, dall'altra la vivremo in giro di pochi giorni, perché ormai i fondi sono non fondi direttamente del recovery, ma fondo complementare che comunque ha le stesse regole del recovery e quindi noi ci troveremo da qui a pochi giorni a gestire progetti, bandi, appalti che dovranno essere rivisti totalmente. Ne stiamo parlando tra l'altro a livello nazionale, tutte le autorità portuali ne stanno parlando direttamente con il ministro e chiaramente però siamo qui che cerchiamo di monitorare da una parte quello che è l'andamento dei flussi per quello che è l'impatto diretto
sull'attività dei porti e soprattutto di Monfalcone per quanto ci riguarda, Porto Marghera non è sulle nostre competenze, ma insomma è chiaro che seguiamo tutto e dall'altra parte però avremo delle prove importanti, tra l'altro come veniva detto prima da qualcuno che ho sentito, è chiaro che l'Italia è uno di quelli che subisce più di tutti perché siamo il paese che ha la più alta dotazione di fondi di fondo complementare rispetto a tutti gli altri paesi europei, quindi da noi il fondo complementare finisce fondamentalmente negli investimenti infrastrutturali, è chiaro che questo ci colpisce più di molti altri, dall'altro c'è anche tutto il tema totalmente italiano del 110% di questi budget importanti che lo Stato ha messo a disposizione per l'aumento di quella che è la capacità del settore edilizio e quant'altro, quindi stiamo subendo probabilmente più di tanti altri paesi europei quello che sta succedendo su questo approvvigionamento di materia prima che chiaramente è chiaramente impossibile da portare avanti e sarà impossibile portarlo avanti penso per un bel po', speriamo tutti che si arrivi alla fine della guerra, ma penso che sia semplice poi dopo rimettere una serie di produzioni, le produzioni alternative saranno sicuramente quelle pagate, quindi quelle se le possiamo dimenticare, l'unico tema che ho cercato di portare avanti nell'ultimo periodo è che però nei porti italiani abbiamo una forte presenza, non è il caso di Trieste con qualcuno, ma di Ravenna e Venezia, tanto per dirne due, di acciaio non stoganato che rimane fermo, non so se è utile a quelle che sono le funzioni della nostra filiera, ma insomma quell'acciaio è fermo perché è legato a Monfalcone. Sulle questioni di contingenti dettati da Bruxelles, io penso che Bruxelles possa fare un ragionamento vista l'emergenza del momento nell'andare a rivedere la sua politica di quota e quant'altro, visto che non ha nessun senso in questo momento mantenerla se non quello di aumentare il costo della materia prima, che poi sarà la stessa Bruxelles a pagare, visto che io nel momento in cui dovrò rivedere il budget per le infrastrutture sul porto di Trieste, chiederò al mio governo, poi a sua volta chiederà a Bruxelles ulteriori soldi per coprire questa spesa. Quindi lì basterebbe una azione intelligente di Bruxelles sulle questioni delle quote, tra l'altro questione quote che noi da ancora prima, in tempi non sospetti, avevamo già sottolineato, a repentaglio quello che erano i costi e creare un'azione all'interno del settore, con gli spedizionieri regionali si è ragionato su questo, come dire, sono questioni che seguiamo ancora da qualche mese, eravamo ancora a settembre-ottobre 2021, non si ragionava in quel momento perché insomma da quel punto di vista i contingenti tra l'altro sono stati rinnovati nell'estate scorsa, nel 2021, penso che a questo punto però fare una pressione forte su Bruxelles perché a queste quote non so, chiedo se è una cosa che può alleviare o può aiutare, ma ritengo per me no, per aumentare la dotazione di materia prima che in questo momento manca sarebbe evidente, vuol dire che i porti ci stanno aspettando, i aspettano il primo di aprile per poter riaprire lo sovranamento di queste materie prime, sappiamo già tutti che nel giro di pochi giorni quelle quote poi vengono chiuse perché chiaramente in pochi giorni quella dotazione viene stoganata e finisce sul mercato. Penso che questo sia una delle cose che debba essere fatta più presto, però la rimetto a chi ne capisce più di me in termini di commerciali e di trading di questo tipo. Possiamo rispondere a Roberto Re, amministratore delegato di Medinvest. Lo diciamo, deve parlare forte, lei ha anche l'esigenza di togliere la mascherina mentre parla. Grazie, signor Presidente, sono sicuramente attualissimi, però sono assolutamente leggermente diverso da tutta possibile. La prima problematica che noi vediamo e che è stata sottolineata prima è che stanno cambiando i flussi siderurgici, soprattutto di materia prima, quindi venendo a mancare Russia e Ucraina, stanno scrivendo appunto da dove arriva la cosa. Venendo a mancare Russia e Ucraina, sicuramente i semi prodotti, quindi la famosa Brama, con gli stabilimenti di San Giorgio di Nogaro che producono, avranno origine diversa. Origine diversa facilmente, molto lontana, con un'origine
fanno una regione India, una regione Brasile, e sulla base di questo le navi che arriveranno saranno navi molto grosse, e saranno navi che avranno approccio spesso unicamente nel suo falcone, e questo potrebbe creare ulteriori problemi a un problema logistico che è già presente soprattutto nella zona fulana e di uscita da Monforto. Quindi noi il laminatorio oggi siamo molto preoccupati per dove andare a comprare la materia prima, ma siamo anche molto preoccupati che questa materia prima poi arrivi nei nostri stabilimenti in tempi veloci e senza problematiche. Non so se c'è ancora pizzimenti, queste sono cose che deve sentire l'assessore. Senza problematiche ulteriori, perché il rischio di fermata di tutti gli stabilimenti, non parlo solo di metti, ma di tutti gli stabilimenti della Friulana sono sicuramente o c'è lui quindi o c'è la... Bisogna prevedere il tempo, la parte logistica è una grossissima... Sono ancora presente, scusate. Bene, ringraziare le chiatte che vanno al porto Nogaro. Questa è una problematica che sarà a brevissimo, noi pensiamo già sul mese di maggio, giugno, luglio, arriveranno navi a sorgenti diverse molto ingombranti. E questa è la prima problematica. La seconda, mi attacco al discorso di Ender, noi crediamo fortemente che Metinvest riprenda per la produzione di Azov, riprenda per la produzione di Ilic, che Metinvest ritorni a essere un fornitore di altissimo livello per tutti i partner e anche competitor che abbiamo a San Giorgio Nogaro, e sulla base di questo il discorso di porto San Giorgio Nogaro è di nuovo fondamentale per un futuro che ci permetta anche di fare quegli investimenti che erano sulla carta e che oggi si sono bloccati. L'ultimo punto che volevo toccare... Però ti daremo la parola dopo, Sì, ma io sono sul discorso salvaguardia con tutte le portate. La salvaguardia non tocca la materia prima, quindi non tocca il discorso Brahma, non tocca il discorso Villetta, non tocca il discorso Ghisa, eccetera. Tocca i prodotti finiti, sicuramente per la parte di COIS, per la parte di laminati mercantili, di laniere stesse, è un problema sul tavolo di Bruxelles, quindi è un problema dove ci sarà una ridistribuzione delle quote che vengono a mancare, soprattutto dalla parte della Russia. Sicuramente ci sarà una rivisitazione di queste quote, seguendo un po' quello che è stato fatto dagli Stati Uniti. Meno male l'Europa copia, diciamo così, a un certo termine, la legge 232 che è stata impostata negli Stati Uniti. Quindi noi pensiamo sì che a giugno ci sarà una rivisitazione di queste quote della salvaguardia, anche se non sono il motivo di questo alzamento dei prezzi. Il motivo di questo alzamento dei prezzi, io dico, siamo una tempesta perfetta, perché è dovuta soprattutto alla scarsità di materia prima, è dovuto soprattutto a un caro energia, è dovuto soprattutto a un caro logistica, perché se oggi, io mi ricordo 5-6 anni fa, fare una nave dalla Cina costava $40-42, oggi con meno di 160 torniamo sempre a Bruxelles, non arriviamo. No, volevo dire che il costo dell'acciaio ha fatto da tantissime componenti, anche quello di noi denominatori, che purtroppo stanno influenzando in maniera enorme. Su questo si è messo il problema guerra, che veramente ha creato quello che io giustamente posso vedere come una bolla speculativa. Grazie Roberto Re per questa precisazione. Ridiamo la parola. Il tema che è sul tavolo da 2 anni. Noi abbiamo un aumento dei noli tra Europa e tra Asia ed Europa spaventoso. Mi permetto di dire. La facoltà di togliere la materia di mettere parte. Bruxelles è venuta a chiedere ai porti italiani di pagare le tasse, perché se non paghiamo le tasse non manchiamo l'IVA, le concessioni, distorciamo la concorrenza tra porti a livello europeo. Immagini lei cosa significa mettere l'IVA sulle concessioni già bassissime che noi oggi chiediamo nei porti, e di fronte invece a nodi che dall'Europa, dall'Asia all'Europa sono aumentati 5, 6, 7 volte,
non ho visto un dito alzato dall'antitrust di Bruxelles, dalla DG concorrenza nei confronti di quello che sta avvenendo sul settore container, e chiaramente che poi si è trasferito a tutti gli altri settori, perché nel momento in cui il settore container aumenta di 6-7 volte, porta 15.000 euro a montagna da 40 piedi tra l'Asia e l'Europa, è chiaro che più di qualcuno decide di togliere dal container le merci e riportarle sul bulk. E quindi cosa è successo? E quindi l'inflazione che è partita dal container, e su cui nessuno ha vigilato e nessuno continua a vigilare, si è trasferita al bulk e si è trasferita a tutti gli altri, perché chiaramente a quel punto le merci si spostano dalle altre parti, la disponibilità di navi è quella che è, e a quel punto si alzano i prezzi. Questa cosa nessuno ha detto nulla, su questa cosa chiaramente tutti continuano ancora oggi a giocarci, nel senso che comunque non si muove nessuno, forse un po' gli Stati Uniti, forse un po' solo gli Stati Uniti. Quindi su questa cosa poi chiaramente si è avuto il caro energia, si è avuto, ma la prima vera inflazione è stata quella sui trasporti, ha portato per esempio per trasferire sul treno tantissime delle merci, a quel punto tra Asia e Europa, e a quel punto anche i costi del trasporto ferroviario si è alzato, dove chiaramente aumenta la domanda, e quindi questo è stato probabilmente l'origine di tutta una serie di bombe speculative. Poi è chiaro che Augusto mi viene a raccontare che l'armatore ha passato 15 anni a lavorare sotto costo, e quindi sono 2 anni che cominciano a guadagnare, quindi sono assieme. Però il problema è che in questo momento ci stiamo trovando con tutta una serie di problemi di questo tipo. I nuovi container che crescono, tutti gli altri nuovi che crescono, la ferrovia che cresce, l'energia che cresce. In mezzo a questo ci mettiamo anche la pietra tombale sull'origine di prodotti importanti come l'acciaio dall'Ucraina, russo, bielorusso e quant'altro, perché per ragioni di guerra e di sanzioni si bloccano tutte queste origini. E però io torno a dire che Bruxelles copia gli americani, sinceramente, con qualche mese di ritardo, e copia i cinesi con qualche anno di ritardo, perché su queste questioni invece Stati Uniti e Cina, Sudazi e quant'altro, si muovono di giorno in giorno, non aspettano giugno. Noi oggi siamo a marzo e stiamo dicendo che forse a giugno Bruxelles interverrà. Vediamo che cosa succede tra marzo a giugno. Quindi torno a dire, velocità ci vorrebbe a Bruxelles, perché siamo in guerra in questo momento, e in guerra ci vuole velocità. Allora, ringraziamo, poi veda lei quanto può rimanere per sentire la sua parte del radio, poi le diamo la famosa collegamento. Il caffè, che... il caffè. Non lo prendo bene, volentieri andiamo. Bene. Adesso sono ancora caldo. Siamo riusciti comunque a non diminuire troppo la temperatura con l'uscita all'aperto, no, che ha fatto prima. Ieri, rimaniamo bene. Allora, Augusto Kosulic è il relatore che ha interferito molto affinché questo convegno avvenisse. Direi che questo convegno, come avete capito, si è trasformato in un'unità di crisi e dobbiamo in qualche modo proseguirlo, cioè nel senso che non è uno spot teorico, è uno spot operativo, come ho anche detto al sindaco Frate ieri. Avevamo intuito già qualche mese fa che sul Giorgio di Nogaro si stava svolgendo una partita superiore a quello che ciascuno poteva immaginare. Poi è avvenuto tutto senza che noi potessimo anticiparlo. Augusto Kosulic, credo che ciascuno di voi lo conosca, ha facoltà, come si dice in tribunale, di togliere la mascherina e di parlare ad alta voce. Lui non ha problemi perché ha una voce tonante. Verso questo microfono che la guarda, e attualmente diciamo una delle grandi importanti componenti della tratta a Mariupol, San Giorgio di Nogaro e ritorno, speriamo che il ritorno avvenga velocemente, è dato proprio dalla logistica assicurata dal suo gruppo. Lei il 23 di febbraio dov'era? No, io volevo fare una premessa, innanzitutto che mi dice molto difficile parlare di business dopo aver sentito la testimonianza da Mariupol. Ho visto Roberto Re commosso, lo conosco da qualche anno e insomma posso capire, specialmente la sua, lui ha passato una vita lavorando duramente per Bettinvest. E quindi io da meno, io da un
4-5 anni, però mi sento di accomunare con lui a questo dolore che ho internamente nei confronti di molta gente che entrambi conosciamo, ripeto, lui da più tempo e con ovviamente responsabilità molto maggiori, però anche per me è una tragedia umana che mi riesce difficile parlare di economia e di trasporti e di noli, sapendo che molti nostri amici sono lì a soffrire, a morire e così via. Questo cercate di capire, ecco, come dire, io ringrazio per questo convegno, però questa testimonianza è stata veramente per me tragica. Detto ciò, sì. E però sa che dobbiamo anche per loro, certo, pensare alle condizioni. Detto ciò, noi come Fratelli Cosmi cosa facciamo? Facciamo tante cose, ma in questo contesto noi siamo gli operatori logistici, i partners, diciamo, di MetInvest per tutta quanta la logistica, che facciamo anche non solo per MetInvest, ma anche per altri navigatori, San Giorgio di Nogara. Abbiamo investito molto sul territorio, abbiamo comprato 4 navi per fare questo tipo di trasporto. Abbiamo fatto dei ottimi accordi con la regione Friuli, con l'assessore Pizzimenti, che ci ha dato una grossa mano con dei aiuti finanziari per cercare di togliere i camion dalle strade, cosa che siamo riusciti in più di un anno, di togliere più di 30.000 camion dalle strade di Monfalcone, con la gioia dei residenti di Monfalcone che venivano ogni mattina, venivano a passare queste brame davanti alle loro abitazioni con questi camion enormi che emettevano anidride carbonica in compagnia bella, per cui penso che abbiamo fatto un grosso lavoro di pulizia lì nell'area, anche con la collaborazione del sindaco di Monfalcone. Se vogliamo dire, adesso andare sui punti specifici del mio lavoro, del nostro lavoro di logistica, è stato detto alcune cose, ma volevo puntualizzare e sintetizzare qual è la problematica. La problematica è numero uno, che non ci sono più autisti e quindi le compagnie che hanno, le società che hanno camion, hanno dei grossi problemi di effettuare dei trasporti. Questo parlo non solo per quanto riguarda i materiali siderurgici, ma anche i contenitori e quanto altro. Tenete presente che la Fratelli Cosmi gestisce circa 1 milione di contenitori all'anno. Siamo forse la prima agenzia marittima in Italia. Abbiamo rappresentanze molto importanti con cui lavoriamo, la Cosco cinese, HS di Turca, per cui abbiamo un volume veramente molto, molto elevato. Per cui anche noi ci siamo equipaggiati cercando di costruire, abbiamo costruito una società di trasporti che però fa solamente contenitori. Abbiamo 150 camion anche noi, però noi soffriamo anche noi dalla mancanza di autisti e soprattutto dalla impossibilità di ordinare dei camion, perché se tu ordini del camion oggi ti va bene se ne ricevi dopo un anno. Questo ovviamente perché è difficile produrre camion, c'è la mancanza della materia prima, tutto quanto è collegato, diciamo, a dei prezzi ovviamente anche superiori. Per cui prima di tutto vediamo la parte camion, che è un problema. Per cui cosa succede? Anticamente, prima che venissimo noi, era tutto sbarcato a Monfalcone e poi trasportato via camion a San Giorgio di Nogaro, con problematiche ambientali, quello che volete voi, ma la cosa funzionava, diciamo. Adesso non funziona più, un po' perché appunto i residenti di Monfalcone non ne vogliono più sapere di camion, e un po' perché non riusciamo a trovare. Ci sono state anche delle limitazioni di legge per il trasporto delle bramme, certe brame pesanti non possono essere, c'è un certo limite di carico, se vogliamo dire, sul camion, su un certo tipo di brame, per cui una serie di problemi che ci ha costretto noi operatori logistici a trovare delle alternative al camion. E abbiamo provato col treno, facciamo qualche cosetta, però c'è un problema, Zeno D'Agostino lo conosce molto bene, Pizzimenti lo conosce anche molto bene, il problema di manovra ferroviaria nel porto di Monfalcone, su cui hanno adesso ha portato dei grossi cambiamenti. Tenete presente che con la precedente gestione delle manovre ferroviarie, dopo le 4 del pomeriggio non si poteva più fare un treno.
perché veniva buio. Questo per noi operatori insomma era un grosso limite. Adesso speriamo che con questa nuova riorganizzazione delle manovre ferroviarie a Monfalcone si possa veramente costruire qualcosa di iniziare qualcosa di concreto e valido per quanto riguarda il trasporto di Atreno, che sicuramente è una soluzione. Siamo in contatto con una serie di operatori che potrebbero collaborare con noi, parlo di Fantoni, Interrail, Compagnia Bella, per cui si potrebbe fare delle cose sicuramente valide. Un'altra alternativa, perché poi cercate di capire qual è il nostro ruolo è far vivere questi laminatori. E noi ci sentiamo una grossa responsabilità, nel senso che se noi non facciamo bene il nostro lavoro, Netinvest, Tecnosilver, Marcegaglia chiudono la produzione. Cioè, noi abbiamo la responsabilità di portargli il materiale e permettere alla gente di lavorare, perché se non hanno il materiale non possono lavorare. Per cui vuol dire cercare di capire la nostra ansietà anche di trovare delle soluzioni alternative, no? Alla logistica. Per cui parlavo di camion, parlavo di treno. Un'altra alternativa che abbiamo fatto in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo instaurato un sistema di allibo con cui scarichiamo una parte di bram a Monfalcone e poi andiamo con la stessa nave, ma con un pescaggio molto più ridotto, andiamo a Porto Nogaro, dove purtroppo ancora al momento esiste un pescaggio di 5 metri e mezzo e di conseguenza questa è una soluzione valida ma solamente parziale. Avevamo intenzione e abbiamo ancora intenzione di costruire delle navi specifiche che possano andare direttamente da Mariupol a Porto Nogaro e abbiamo bisogno però dell'aiuto a questo punto dell'assessore Scocimato, del dottor Canali, del Ministero dell'Ambiente a Roma, per far sì che questo dragaggio al porto di Nogaro venga effettuato. Come voi sapete l'area è ancora sotto sequestro, io sono andato anche personalmente a parlare con il procuratore generale di Trieste, che adesso non mi ricordo il nome perché io sono anziano, siamo contatto. Non mi ricordo più, vabbè, insomma, se non mi ricordo il nome. Comunque lui mi ha, il procuratore generale di Trieste, che ho consultato in maniera abbastanza sfacciata, quindi ho detto, guarda, io sono un imprenditore triestino di nascita, come sede legale, ma italiano, che vuol fare del business. Quest'area è sequestrata da 2 anni, mi può spiegare per favore perché quest'area è sequestrata? Io non voglio interferire con la giustizia, però sollecito una soluzione. Dice, poi eliminiamo questo sequestro, poi da lì si può iniziare a dragare. E mi hanno assicurato che qualche cosa succederà, io lo spero. Quanti mesi fa è stato? Sono andato un mese fa. Abbiamo speranza. Sì, certo. Per cui io molto sfacciatamente glielo chiedo, guardi, non è molto comune che un imprenditore vada a protestare con l'autorità giudiziaria, ma io l'ho fatto perché dico, ma qui bisogna trovare una soluzione. Per cui il problema di Porto Nogaro esiste, noi abbiamo ancora l'intenzione di costruire queste navi qui, perché riteniamo, e questo conforto anche di Roberto, che una volta me l'ha detto, mi ha detto qualche giorno fa, mi ha detto Roberto, guarda Augusto, se ci lasciano Mariupol, gennaio 23, noi siamo di nuovo pronti a esportare, in 10 giorni sistemiamo tutto, in 10 mesi scusate, per cui per noi Porto Nogaro è fondamentale, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per far sì che questo porto rinasca, che venga aumentato il pescaggio perlomeno a 7,5 metri, e questo di nuovo eliminerebbe molti camion dalle strade da Monfalcone per il bene di tutti quanti. Però mi sembra che ci voglia un dragaggio continuo. Sì, ci vuole un dragaggio forte all'inizio e poi una manutenzione per quanto riguarda poi ogni anno. Ma non è una cosa normale che si fa in tutti i porti del mondo, non è una cosa. Ma è solo da noi che abbiamo tutte queste difficoltà. Però ecco, io confido sull'assessore Pizzimenti, confido sull'assessore Scocimaro, confido con il dottor Canali, confido che accelerino questa cosa, però sicuramente ci deve essere un movimento di opinione da parte di tutti affinché di dare una scossa a queste persone in modo che le cose vengano fatte.
l'ultima cosa che noi stiamo facendo, stiamo anche operando delle chiatte. Stiamo operando delle chiatte in collaborazione con il gruppo Ocean, che voi conoscete bene, con la famiglia Cataruzza. Stiamo operando delle chiatte che da Monfalcone vanno avanti e indietro su Porto Nogaro. Chiaramente i costi per il momento sono leggermente elevati. Poi ovviamente ci confrontiamo con Roberto, con il suo staff, con Marcegaglia, con gli altri, perché chiaramente anche loro hanno delle problematiche di costi, per cui se noi applichiamo dei costi superiori li mettiamo in difficoltà. Al momento le chiatte sono sicuramente una soluzione, vogliamo incrementare questo discorso delle chiatte, vogliamo farne molte di più, perché riteniamo che in un futuro siano la soluzione più valida. Anche lì abbiamo bisogno sicuramente dell'aiuto della regione Friuli Venezia Giulia in modo da cercare di diminuire un po' il costo operativo di questa operazione. Per cui stiamo operando su questi quattro fronti: camion, treno, allibo e chiatta. Questa è la nostra operatività e stiamo investendo molto, ci crediamo, pensiamo di essere utili al territorio e andremo avanti. Rispondendo alla sua domanda, sì, io ero a Kiev il giorno prima che scoppiava la guerra, Roberto lo sapeva, era l'argomento di discussione, era proprio l'ordine di costruzione di queste navi che devono andare a Porto Nogaro direttamente da Mariupol. L'atmosfera era sicuramente tranquilla, nessuno di noi poteva pensare che sarebbe scoppiata la guerra il giorno dopo. Questo è stato, secondo me, poi una... neanche loro, neanche gli ucraini, neanche Kiev, una città stupenda che io amo molto e dove tra l'altro ci sono ottimi ristoranti, ottimi alberghi e così via, per cui si va molto volentieri. È una città piena di storia, per cui è veramente un bel posto da andare. E quindi questo un po' per riassumere, se vogliamo dire, un po' il nostro, quello che succede. Noi ci siamo. E cercheremo di fare del nostro meglio per risolvere questa cosa qua, però ripeto, al momento noi tra l'altro abbiamo anche una nave nostra ferma a Mariupol, una delle nostre navi mare che è ferma dalla guerra, è stata bombardata leggermente due volte, chiaramente la preoccupazione nostra va principalmente all'equipaggio, al comandante, agli ufficiali che sono a bordo, questa è la nostra principale preoccupazione. Speriamo tanto che questa nave, che tra l'altro ha carico Metinvest a bordo, che aiuterebbe moltissimo la produzione, se vogliamo dire, degli stabilimenti, speriamo che questa nave riesca a uscire. Il problema è effettivamente che il mar di Azov è pieno di mine, quindi bisogna stare attenti quando si esce, perché voglio dire, dobbiamo aver bisogno di un dragamine che ci permetta di indicare la strada per andare a finire nel mare. Io sono abbastanza ottimista che insomma, questa situazione della nave venga risolta breve, speriamo, anche perché siamo, diciamo, in buona compagnia, per modo di dire, con altri 4-5 armatori con cui ci confrontiamo. Abbiamo fatto anche una richiesta comune al governo russo per avere un corridoio, diciamo, umanitario, ma voi sapete bene che i corridoi umanitari che hanno cercato di fare negli ultimi giorni non sono mai stati effettuati, però speriamo che questo possa essere fatto. La preoccupazione c'è principalmente, ripeto, per l'equipaggio. Io metto, veramente lo ripeto quello che ho detto all'inizio, la parte economica per me è sicuramente di secondo livello. Il fatto che abbiamo una nave lì, va bene, perderemo dei soldi, onestamente. Però se la lasciassero andare, la nave dovrebbe partire. Sì, non è la cosa che mi preoccupa di più. Per il momento a me veramente si tratta di trovare delle soluzioni, trovare la pace, e poi dopo sono sicuro, noi siamo poi gente... posta, nel senso che non vogliamo mai, per cui voglio dire, qualunque cosa, se troviamo la pace, poi sono sicuro che troviamo una soluzione a tutti questi problemi, di ripartire, di fare delle cose belle insieme, di investire, di creare occupazione e di fare impresa in generale. Per cui abbiamo questa grande voglia, però prima di tutto, ieri questi colloqui di pace mi sembra che abbiano fatto
un passetto avanti, speriamo che la cosa prosegua e che si riesca a fare insieme. Sì. Ringrazio tutti quanti, perché ringrazio il Presidente Agostino, ringrazio Roberto Re, ringrazio altri che li conosco a questo tavolo, ringrazio la Regione Liguria. Dobbiamo essere un team, no, dobbiamo essere un team, dobbiamo essere insieme. Giulia, ringrazio il Presidente, Alberto Camico, per aver organizzato questo convegno. Dobbiamo essere un team, dobbiamo essere insieme, dobbiamo cercare di ricostruire qualcosa insieme con la collaborazione che ha caratterizzato sempre questa regione. Come voi sapete, la nostra società ha ancora la sede legale a Trieste, la storia della nostra famiglia ha le radici proprio su Trieste. Io dico sempre, mio nonno era presidente dei generali, mio fratello di mio nonno ha creato i cantieri di Monfalcone, oggi la Fincantieri, un altro mio fratello del nonno ha creato il Triestino, per cui non diventeremo mai famosi come quei miei avi, però cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualche cosa per questa regione. Siamo tornati in maniera abbastanza pesante in questa regione, cercando di investire, cercando di far crescere il territorio e di far ricordare sempre la famiglia Cosolici come uno dei pilastri di questo posto. Grazie mille. E non è solo la storia, diciamo, è anche l'attuale. Effettivamente ci siamo molto emozionati l'intervento di Ender Svighi prima, e devo dire che questo convegno cerca in qualche modo di creare delle condizioni per fare qualcosa nel periodo successivo. Ieri abbiamo avuto una lunga chiacchierata con il comune, per cui se la sente di dire qualcosa già adesso o più tardi, come preferisce. Ecco, allora noi rimettiamo le maschere e lei ha facoltà, non devo dire, lei ha facoltà di parlare, dice, ha facoltà di togliere la maschera. Beh, io devo dire... forte perché... No, ma si sente. Non si preoccupa. Senti. Ecco. Beh, io non posso dire di essere emozionata perché ormai, come dire, è da tanto tempo che sento parlare di Ausacorno e dell'importanza dell'Ausacorno. Ma devo dire la sincera verità, un incontro come questo, e quindi il primo atto che voglio fare è ringraziare il professor Caricchio per aver organizzato questo tavolo. È un team che ha organizzato, e i suoi collaboratori. No, ma ringrazio anche la CBP che ha dato la disponibilità. E ovviamente saluto tutti i presenti su questo tavolo. Stavo dicendo, è la prima volta dopo 16 anni, perché questo è il 16° anno che faccio il sindaco a San Giorgio di Nogaro, ed è la prima volta in cui si parla in forma concreta e con idee chiare rispetto a quello che sarà o dovrà essere il futuro di Porto Nogaro, il futuro della zona industriale dell'Aussacco. È inutile che magari mi ripeta sulla collocazione dell'Aussacco. Diciamo che negli anni si sono superate quelle diffidenze del territorio, perché la zona industriale è collocata esattamente a metà dei due poli turistici più importanti in questa nostra regione. C'è la delicatezza della laguna, ma al tempo stesso c'è anche l'opportunità del lavoro data dal manifatturiero. E in questo contesto la siderurgia è il settore più importante, al punto tale che qualcuno ritiene, io non ho qui, che sia forse il polo della lamiera più importante o maggiore di questo paese. Cioè, forse oltre. Forse oltre. E quindi da questo punto di vista sia l'amministrazione che il consorzio, che da poco ha acquisito la potestà su quest'area che poi non è solo San Giorgio del Nogaro. Il perimetro della zona industriale comprende
Tor Viscosa, che è una, come dire, un'area storica dagli anni 30, nata per la produzione della cellulosa, ma su questo non mi soffermo. Cervignano, Terzo d'Aquileia, è una piccolissima porzione anche di Carlino. Sono più di 20 anni che ci poniamo sia come amministratori, come imprenditori e anche come forze politiche, il tema dei dragaggi. Chiaramente il 70 anni, 80 anni di chimica sulla laguna e sulle vie di accesso, vie d'acqua d'accesso, hanno lasciato dei segni inevitabilmente. Ma però questi segni si possono tranquillamente superare. Ci vuole la buona volontà di tutti nella ricerca delle soluzioni più adeguate. E questo dico tutti per non citare qualcuno, ecco, da questo punto di vista. Quindi concordo perfettamente sulla necessità di rafforzare la logistica, concordo perfettamente di rafforzare quelle infrastrutture che sono determinanti per il futuro di Porto Novaro. E cito chiaramente la via d'acqua principale, perché se non c'è il porto, le aziende non riescono, come dire, a fornire e né a trasferire le proprie produzioni. Al tempo stesso dico prioritario un nuovo tracciato ferroviario. È impensabile che nel 2022 non ci sia un collegamento diretto con Interporto e con lo scalo ferroviario di Cervignano. E questo ovviamente, come faceva il dottor D'Agostino, è indispensabile ed è fondamentale il ruolo della regione. È fondamentale il ruolo della regione. Non ci si può più affidare al consenso territoriale. Le amministrazioni tra loro, per queste infrastrutture importantissime, non possono litigare. Devono essere fatte delle scelte chiare, inequivocabili. A questo, parlare di trasporti significa anche parlare di tempi, ma che quindi anche di costi per tutti. Quindi i dragaggi sono, come dire, inevitabili. Il fondale non può restare a 5,50. C'è un errore, mi permetto di sottolineare, c'è stato nel tempo un errore di fondo. Originariamente, quando era stata progettata l'area dell'Aussacorno, il porto doveva essere realizzato alla foce del Corno, cioè alla foce. Quindi a quel punto lì il problema era solo il tratto da Porto Buso che poteva avere, come dire, trovare delle problemi. Solo che a quei tempi probabilmente non pensavano che ci fosse la necessità di trasporti con imbarcazioni da 10.000 a 12.000 tonnellate per garantire il materiale necessario. Bastavano quelle 4 o 5.000 e quindi i fondali erano considerati più che sufficienti. Forse qualcuno non immaginava che si insediassero aziende di spessore nazionale e internazionale. E a questo proposito credo che la presenza della Medinvest abbia dato una spinta alla siderurgia notevole anche a San Giorgio Nogaro e anche per questa nostra regione. Me ne parlava in modo molto, semplice ieri. Noi siamo gemellati quando ci chiedeva, non ci siamo gemellati con due cittadine, due paesi, uno in Ungheria e uno in Austria. L'Ungheria è Mezőjeges, che è al confine con la Romania,
e con Volker Marx, Mercato del Popolo, mi pare in tedesco, no? Ecco. Come dire, noi ci auguriamo di poterci anche gemellare con Mario Polpe. Come siamo fidanzati adesso. Ecco, però tra poco arriviamo. Ecco, quindi è l'augurio che io faccio, l'auspicio che faccio che questa benedetta guerra si chiuda, finisca il più breve tempo possibile, perché non sarà solo un dramma per le popolazioni che è già grave di per sé, ma lo sarà anche per l'economia europea. Quindi senza, diciamo, questi settori il paese sicuramente non va avanti, anzi regredisce. Io mi fermerei qua per non essere troppo. Questo è il primo intervento. Sì, poi, poi secondo me nell'ottica di questa mattina lei vedremo degli elementi per intervenire ulteriormente. Grazie per il riconoscimento che ci ha fatto per questa convegno. Come dicevo, questo convegno era nell'aria già due o tre mesi fa, senza la guerra. E poi a un certo punto, come sa il Presidente Gottardo, ci ha dato delle condizioni per fare qualcosa. Io chiedo adesso al Presidente di Credito Santilli, suggerirei questo, se vuole dire che scenario si può presentare alla luce della sua competenza, della sua esperienza bancaria, finanziaria, delle compliances che riguardano la logistica. Direi adesso forse dovrebbe avere una specie di primo scenario, dopo quell'approfondimento con le slide che ci ha mandato. E questo in modo tale che lei entri in medias res rispetto al dibattito che c'è stato. Ha facoltà di togliere la mascherina. Grazie Presidente, grazie e buongiorno a tutti. Ovviamente sono Alfonso Santini, sono il Presidente di Credimpex Italia, che è un'associazione che da circa 30 anni è un'associazione nazionale e internazionale che riunisce tutti gli operatori specialisti del commercio estero, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti, i pagamenti. Compresa questa banca? Compresa, e socio, dobbiamo dire. Sì, ci va. E quindi su tutte le banche italiane che partecipano. La cosa importante è che la nostra associazione ha aperto non solo alle banche, ma anche alle imprese di trasporto, alle imprese di assicurazione, che esce con noi, a tutti i professionisti, la filiera globale dell'import-export del paese. Perché noi studiamo, è un'associazione senza scopo di lucro, perché studiamo la possibilità di poter risolvere i problemi, perché dobbiamo lavorare in un team. Non ci devono essere contrapposizioni tra sistema bancario e sistema produttivo, che sarebbe deleterio per tutti. In questa situazione stiamo vivendo dei momenti estremamente tragici, basti pensare a tutto l'impianto di tutte le sanzioni che sono arrivate, che bloccano in qualche modo tutta l'operatività per quanto riguarda questi paesi. Operatività importante, perché noi qua parliamo spesso di questo paese solo di export, ma ci dimentichiamo che l'import è un elemento fondamentale, perché questo paese non ha materie prime. Qui dobbiamo guardare l'import e l'export, perché se parliamo l'export siamo l'1,26% esportato verso la Russia, su 523 miliardi di esportazione sono 7 miliardi, quindi tutto sommato non è vero, perché abbiamo 7 miliardi, che vuol dire imprese che esportano che non potranno esportare. Ma attenzione, e l'abbiamo visto oggi, l'importazione è fondamentale, perché se non abbiamo l'import non possiamo essere quello che siamo e più forti in Europa, scusate questo, perché vivo la realtà. Io faccio parte della Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, quella che studia e che realizza le regole. Basti pensare alle regole sulle lettere di credito, le regole sulle garanzie. Nel mio piccolo, dal 1990, partecipo, sono uno dei redattori di queste regole. E mi accorgo che l'Italia non è il fanalino di coda come spesso noi ci consideriamo. No, dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista bancario, diciamo la nostra, sappiamo quello che dobbiamo. Ma il mio intervento in questo momento si riferisce all'aspetto sanzionatorio, un aspetto che ogni giorno varia, ma è un aspetto che non può essere affrontato in contrapposizione. Io continuo a dire, la nostra associazione, io per 40 anni sono stato al vertice di servizi estero di banche e conosco la maggior parte delle aziende qui presenti, i settori finanziari delle vostre aziende, ma abbiamo sempre improntato, e voglio continuare questo nell'ambito della nostra associazione, improntare un confronto che deve essere costruttivo. E possiamo risolvere il problema, perché l'azienda ha bisogno di importare, l'azienda ha bisogno di esportare, ha bisogno di importare e pagare bene, ha bisogno di esportare e portare a casa i soldi. E abbiamo
un aspetto che sta arrivando, che è arrivato ed è sempre più forte nelle vostre aziende, che si chiama compliance. Signora, a volte ci blocchiamo l'operatività perché non riusciamo ad concatenarci nell'ambito della compliance. Pensate ai problemi che oggi abbiamo nei confronti di una controparte svizzera. Ma dobbiamo andare a leggere la compagine sociale e capire se in quella compagine sociale esiste, per dire, un soggetto che è nelle liste sanzionatorie. Dobbiamo andare a capire la nostra macchina, se siamo produttori di macchina, se all'interno della nostra macchina c'è un componente che potrebbe essere duale, con tutti gli incrementi della dualità del primo pacchetto sanzionatorio che è arrivato. Dobbiamo essere certi che all'interno della nostra macchina non ci sia un 20-30% di prodotto americano, perché a quel punto dobbiamo rispettare anche le normative americane. Noi, quando guardiamo questo tipo di operatività, dobbiamo essere strabici. Questo lo dice l'avvocato Padovani, uno dei più grandi esperti di compliance del paese. Dobbiamo essere strabici perché dobbiamo guardare alle sanzioni dell'Unione Europea, che sono italiche, chiaramente, perché si scendono immediatamente. Ma dobbiamo guardare anche le sanzioni americane, se per caso abbiamo degli interessi negli Stati Uniti d'America. È fondamentale. E questo lo possiamo fare solo se lavoriamo insieme. Non ci deve essere contrapposizione. E noi in questa nostra piccola associazione stiamo cercando di fare questo, portando in casa le imprese, perché quando ci mettiamo intorno a un tavolo, prima al 1993 eravamo solo bancari, ci davamo ragione tra di noi. Non va bene. Quando abbiamo portato degli imprenditori, degli addetti di finanza delle imprese, abbiamo cominciato anche a litigare, in modo costruttivo ovviamente, per trovare la soluzione. Ecco, questo è il punto. Perché pensiamo all'impianto sanzionatorio che cambia di giorno in giorno, pensiamo a un'operazione conclusa prima del 26 di febbraio. Sappiamo che c'è un grandfathering, c'è una possibilità di slittamento di questi contratti che sono nati prima del 26, ma che si svolgono, possiamo svolgere se prima al 1 maggio riusciamo a mandare al Comitato di Sicurezza Finanziaria la nostra richiesta autorizzativa, per esempio. Dobbiamo andare a rivedere i nostri impianti all'interno dell'azienda, dobbiamo vedere i nostri, diciamo, il nostro portafoglio per capire che cosa possiamo fare. Ecco, io questo volevo dire con molta forza, scusatemi se mi accaldo su questo, ma ci credo fortemente. Se noi non lavoriamo insieme ed evitiamo di litigare, perché ricordiamoci che io parlo come bancario di vecchia generazione, scusatemi, ma il bancario vive delle commissioni che prende dalle operazioni che fa con le aziende. Prende, vive perché le aziende pagano le commissioni sulle operazioni che fa. Io non vivo se vi alzo una riserva che non esiste in una lettera di credito. Ma il problema qual è? E dobbiamo portare anche formazione all'interno delle aziende. Quante persone all'interno della vostra azienda hanno dimestichezza con queste regole che esistono, che devono essere rispettate, sono rispettate in tutto il mondo. Pensate, le norme uniformi sui credit documentari sono le norme più conosciute al mondo. Se la giocano con la Bibbia, perché sono tradotti in tutte le lingue e servono a regolamentare uno degli strumenti più belli e più difficili. Il Brett nel 1900 lo chiamava il figlio della diffidenza, perché quando un operatore importatore acquirente col venditore non si conosce, deve cercare di trovare un equilibrio su dove pagare, pagare bene, non pagare male. Poi ci sarebbe da parlare sull'aspetto polizze di carico marittimo, Presidente, ci sarebbe tanto da parlare, avrei tanto voglia di poter parlare con voi per portare a aprire questo scenario della digitalizzazione e il nuovo futuro, ma forse ne potrò parlare dopo. Scusate, parliamo sicuramente dopo, lei dopo ci mostrerà anche qualche slide, però volevo raccontare, anche perché le persone della banca, poi forse uno... O direttore, dopo o presidente, verrà forse a salutare. Volevo ricordare che questo è il secondo di 6 dibattiti che stiamo organizzando. Un appuntamento sarà dedicato alla sua materia. Sarà dedicato alla materia in collaborazione anche con SACE, CDP, e faremo una riflessione sulle urgenze, cioè nel senso che questo convegno, come ha notato Pizzimetti, poteva anche svolgersi tempo fa. Ha dovuto essere organizzato, ringrazio il sindaco del Frate che lo ha riconosciuto, perché avevamo un'enormità di richieste in questa direzione. L'altro ieri era presente Roberto Corciulo, che con IC Partner, credo che in regione non ci sia un ente, diciamo una struttura più attrezzata della sua per far fronte a questo tipo di urgenze che riguardano
le esigenze che le aziende hanno, per esempio, di solo di capire, non dico di ovviare alle sanzioni, ma che solo di capire le sanzioni ci vuole un interprete. Noi abbiamo situazioni, per esempio, che stavamo gestendo solo noi, la nostra atelier di consulenza, erano 5-6 situazioni per metallurgia in Russia, sono tutte situazioni bloccate, oppure dovranno essere ovviate con dei passaggi in India oppure con dei passaggi in Cina. Ma questo non dobbiamo anticipare, ci sarà una giornata in cui faremo un approfondimento in questo senso. Io, dato che molti però lo hanno anche citato in questi giorni, e poi per chi la RAI ha bisogno poi di intervistarlo, io do la parola a Roberto Cimolai. Allora, Roberto Cimolai, e comunque il gruppo Cimolai, è stato il motivo per cui ho conosciuto San Giorgio di Nogaro, perché abbiamo negli anni precedenti, una decina d'anni fa, alcuni gruppi internazionali venivano a visitare la Cimolai a Porcia, passavano qualche volta a San Quirino e poi chiaramente Dulcis in fondo mostravano questo impianto incredibile che hanno a San Giorgio di Nogaro. Qualche volta ho visto anche Monfalcone e sono stato altrettanto impressionato. Per cui dico, questo mosaico che stiamo valutando, che dalla versante, dalla versione che ci ha raccontato Augusto Kosulic, la versione di Cimolai non è da meno. Io sentivo che lei parlava prima con le persone e che dava degli esempi abbastanza incredibili, cioè nel senso che la sua società, pur non essendo un trader di acciaio come lo sono loro, però non ha meno problemi nell'approvvigionamento. Noi siamo l'ultimo anello della catena, cioè siamo quelli che alla fine utilizzano il prodotto che produce la Metti in questo Marcegaglia con l'ausilio della logistica del signor Kosulic e oppure dei servizi bancari o assicurativi che può dare la SACE, ma ci completano un ciclo sulla materia prima che noi andiamo a usare. Che mi auguro per prima cosa per un aspetto umanitario che la guerra finisca brevemente in Ucraina, che si stabilisca una linea di sviluppo commerciale come poteva essere prima, anzi forse anche migliore. E brevemente... Dal punto di vista comunitario, ma anche dal punto di vista, chiamiamolo egoistico, di tutti noi e dal punto di vista totalmente di business, come diceva che oggi sì, non è bene parlarne, soprattutto dopo l'intervento che abbiamo sentito direttamente a Mario Pol, ma effettivamente noi siamo tutti attorno a questo tavolo per un fatto di business. Pertanto, se smetterà presto, si riuscirà a ristabilire un valore della materia prima che ci permetta di mantenere in piedi le aziende che utilizzano la materia prima, perché sui numeri che stanno girando adesso, oppure come diceva anche prima il presidente dell'autorità della proprietaria, non ci sono più le condizioni per poter fare i lavori, perché costa talmente tanto la materia prima che non si giustifica più poter acquisire un appalto per realizzare l'infrastruttura o realizzare un macchinario o una gru o cose del genere. E questa cosa qui però non è nelle mani nostre, dobbiamo solo sperare che si risolva. Questo siamo inermi in questo caso qui, perché noi alla fine subiamo. L'unica cosa che ci auguriamo che sia di veloce passaggio, perché qualche mese magari uno riesce anche a sopportare, qualche mese uno spende di più anche per mantenere in piedi la struttura, mantenere operativi gli stabilimenti, ma dopo c'è un punto in cui non conviene più. Sì, speriamo che dal punto di vista globale si risolva, perché anche poi, come parlavo prima con l'ingegnere, non c'è più il sottostante a un certo punto, perché oggi come oggi si può vendere a qualsiasi prezzo, ma domani non troverai più il cliente che può permettersi di pagare la materia prima ai prezzi che girano oggi o che si potranno girare nelle prossime settimane. È una curva che deve scendere a tutti i costi, perché sennò interrompiamo un ciclo produttivo importante, che l'acciaio si basa su un settore merceologico talmente grande che tocca a tutti. L'acciaio, allora, noi ne abbiamo parlato anche ieri in un incontro in Danieli, sta diventando, sembra una commodity, no? Sembra una commodity.
effettivamente non era l'acciaio di 30 anni fa, non era l'acciaio neanche di 20 anni fa. Per esempio Danieli ha una sezione che sta diventando gigantesca, che si chiama Danieli Automation, dove l'intersezione tra digitale, automazione industriale, diversi elementi con la metallurgia sta diventando primaria. Ci rendiamo conto che noi siamo i Friuli, credo, nella regione, nella vera Metal Valley italiana, lo dico anche per aver lavorato 25 anni a Brescia. Brescia ha la sua versione, ma il Friuli è forse la Cider Valley più importante, sia per la presenza di Danieli, sia per la presenza di altri operatori chiave. La nostra proposta, che facevo anche al sindaco del Frate, è che se dovessimo oggi insegnare a degli studenti un mestiere, non lo potremmo insegnare come era stato fatto 10-15 anni fa. Gli stessi istituti tecnici, se devono parlare di metallurgia, non potrebbero aiutare la metallurgia o la questione, sì, io sto costruendo dei materiali e poi come li trasporto, qual è la questione? Non può essere la logistica insegnata soltanto in un master alla fine corso, deve essere già portata a Marignani, a Pacinotti di Venezia, piuttosto che ai diversi istituti tecnici, per cui deve diventare una componente imprescindibile. Come sapete, le scienze si adeguano agli eventi, per cui in effetti quando abbiamo avuto un'esigenza bruciante, come è stato il caso di eventi catastrofici, tipo guerre, le scienze, le università si sono poi adeguate. Credo che l'occasione sarebbe, ma ne parlavo appunto sempre col sindaco, che è assolutamente attivo e oltre che conoscitore dell'intero scenario, noi pensiamo appunto di fare questo tavolo, di allargarlo, fare una unità di crisi virtuale, intellettuale e di educativa. Intanto cominceremo con LinkedIn, in modo tale da creare un canale perché questo dibattito prosegue. Tutto il materiale poi, grazie alla CB Bank, verrà messo in questo canale, in questo dibattito, perché non è il caso che quello che stiamo dicendo adesso rimanga qui e basta. È proprio l'occasione per vedere se possiamo creare delle soluzioni nuove. Quello che diceva Santilli, quello che diceva Cimolai, dimostra che siamo in questo momento in un muro, in una barriera, e questa barriera però di solito le barriere vengono affrontate con delle trovate. Noi abbiamo bisogno di trovate. Io vedo che cosa dobbiamo fare per sbloccare dei pagamenti di materiali dalla Russia, che cosa non ce ne dobbiamo inventare adesso. Eppure le aziende che hanno fornito i russi devono essere pagate e pertanto non possiamo se non inventarci delle novità. Vuol dire che in qualche modo siamo costretti a inventarci un nuovo mestiere. A questo punto il contesto, come dire, a parte che questo è stato volutamente impostato come un dibattito, e anche il contesto, direi, dell'ente pubblico o dell'ente che in qualche modo deve affrontare anche la storia dei suoi territori, dei suoi parchi industriali. Noi abbiamo lavorato con dei parchi industriali in Europa, abbiamo lavorato in un modo che non suggerisco a nessuno, con i parchi industriali in India, e abbiamo però dei parchi industriali qui in Friuli Venezia Giulia che in confronto a quelli che ho visto in India sono delle gioiellerie. Ecco. Vuole il presidente Gottardo dirci qualcosa in questo senso? Grazie per l'invito, che è molto importante per sbloccare queste problematiche che abbiamo avuto in questo periodo. Non ritengo che siano dovute soltanto per lo scoppio della guerra, perché erano già in atto ben prima. Io penso che sia stato prima della pandemia che ha iniziato queste problematiche, in quanto questo sistema globalizzato, questa catena di approvvigionamento globalizzata, che per molti anni è stata innocente e ha anche permesso di grandi risparmi da parte delle imprese, abbia questa debolezza ma anche di flessibilità. Quindi ha bisogno per ritararsi sempre di programmazione, di tempi. Quindi succede un evento non previsto e queste catene vanno in crisi, perché sono talmente specializzate, talmente distribuite dal punto di vista proprio di vari paesi, che basta che qualcuno di questi fornitori si interrompa la catena.
Quindi io reputo che bisogna fare un discorso un pochino più generale rispetto alla siderurgia, comunque è il tema di oggi, e che quindi queste supply chain vadano un pochino riviste, un po' accorciate, diversificate per aree geografiche, in maniera che io debba tener conto, come succede, di problematiche politiche, climatiche, di eventi purtroppo anche sanitari, e di conseguenza che l'azienda possa avere dei canali alternativi che rapidamente può in qualche maniera attivare. Ecco, questo per dire che il problema, io penso che queste strettoie che abbiamo adesso, costi di energia, non si trovano nei componenti, faccio per dire, quello di microchips, vengono fatti solo a Taiwan praticamente e in Corea del Sud. Quando loro hanno avuto la pandemia, hanno bloccato quelle produzioni, non si riesce a creare fabbriche del genere che sono infrastrutture, investimenti importanti, manodopera specializzata, bloccandosi la catena, automobile, elettrodomestici, moto. Quindi diciamo che le dipendenze che sono efficienti dal punto di vista, ma pericolose da un altro, dobbiamo forse un po' ripensare. Per quanto riguarda le chiederei però una cosa, siccome ci è utile, perché non tutti sono San Giorgini, come si dice? San Giorgini? Perfetto, allora ho capito come si dice. Siccome non tutti sono di San Giorgini, ci dice qualcosa sulle quattro aree? Forse anche perché due sono molto collegate. Il consorzio sul gruppo economico del Friuli, e quindi gestisse le quattro aree principali della provincia di Udine. Partendo dal nord c'è la zona dell'Alto Friuli dove ci sono Bitinia, Osopo, poi si segue, c'è cioè, anche l'infrastruttura ferroviaria e autostradale, si arriva a Udine. Ma però siamo anche qui, no? Siamo qui, invece lo dico, zona industriale udinese, e di là c'è la zona industriale di Occidentale. Poi si scende e si arriva al porto locale, la zia, zona industriale del secondo, che è quella di cui oggi si quali sono, come dire, i flash di ciascuna di queste? Cioè, come le descriverebbe lei queste quattro, chiamiamole questi quattro teatri? Ma guardi, quella della zona industriale del nord, la vecchia zia, ci sono sia le industrie siderurgiche importanti, Pitini, sia Fantoni che l'industria chimica. E poi ci sono anche altre realtà meccaniche. Stiamo parlando di Osopo. Di Osopo, il Rivoli di Osopo, la zona. Mentre alla ZIU ci sono anche qui la BS, quindi la zona di nuovo sulla siderurgia, poi abbiamo una diversificazione anche di altre aziende, del settore delle logistiche, dei trasporti, elettronica, meccanica, molto variegata, ci sono circa 50 aziende, c'è un numero di 4.500 persone impiegate direttamente, lo terremo. La zona di Cigliano è un pochino più contenuta, sia per dimensioni, comunque alla Faber, l'azienda rossa che fa le bombole per l'idrogeno, per l'ossigeno, quindi anche questa è interessante. Arriviamo poi infine. Un'azienda completamente friulana o partecipata da un fondo? No, non è ancora friulana. È bellissima azienda. Proprio qua vicino. Anche quella cornice vuoi. Anche quella macchina. Loro sono sempre da per te. Non ce n'ha trovato ancora uno finora. Poi arriviamo alla zia, che è la zona industriale del secondo, ci sono anche Valenza, c'è la siderurgia, poi ci sono le vetrerie, che sono anche tanti strumenti importanti, e si servono anche loro del porto per la silice. Arrivando all'ultima zona, la zia, e mi rilancio... La zia che dove siamo? L'Ausacorno. Ok, l'Ausacorno. Mi rilancio il discorso del sindaco del problema dei dragaggi. Allora io dico che bisognerebbe sburocratizzare un po' tutte queste autorizzazioni, perché altrimenti i blocchi sono continui. Il dragaggio è una cosa essenziale perché un fiume porta per forza sedimenti, dal mare porta a sua volta sedimenti, quindi il problema è endemico. Bisogna quindi farlo diventare non un episodio occasionale di fare i dragaggi, e ringraziamo l'assessore del momento. Ma deve essere ormai diventato periodico, sistematico. Ogni anno e mezzo, 24 mesi, se non sono tempo per dire quanto ci vuole, deve essere dragato. È inutile che ogni volta diventiamo un po' il problema. Deve diventare sistematico.
Bene. Allora, in questo contesto bisogna ridare la parola a lei, perché lei ha fatto, ci ha dato, come si dice, un assaggio iniziale rispondendo all'interlocuzione con Adriano D'Agostino, però diciamo l'intero scenario Metivers deve essere ancora raccontato. A lei la parola. Può togliere la maschera, ne ha facoltà. Sì, siamo Metivers, è una tavola con tutta. Da noi ci rivolgiamo, adesso a tutti coloro che vedranno questo video. Stiamo parlando di un 500 aziende, per cui cogliamo l'occasione. È una realtà importante siderurgica in Ucraina, abbiamo circa 100.000 dipendenti, il grosso dei nostri impianti è localizzato in Ucraina, sia a livello di minere, sia a livello di estrazione di miniere, di carbone e soprattutto di impianti siderurgici. Impianti siderurgici vogliono dire produzione di acciaio, siamo presenti con 4 impianti in Ucraina, sfortunatamente 2 sono localizzati, questi grossi sono localizzati a Mariupol, una produzione di circa 9 milioni di tonnellate. A fare 2 acciaierie. Da quei 2 stabilimenti portiamo in giro per il mondo circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di bramme e più di 1 milione di tonnellate di pellette. Abbiamo una produzione integrata di prodotti finiti, sia per quanto riguarda la produzione di barriera da treno che di COIS. Ricordiamo poi gli altri 2 stabilimenti sono a Zaporizhzhia e a Dnipro. Anche lì abbiamo uno stabilimento a Zaporizhzhia che produce circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di COIS a caldo. Cioè, qui siamo già arrivati a 13-14. Sì, diciamo che la totale capacità è intorno ai 14 milioni, considerando anche la nuova acciaieria che abbiamo a Dnipro, che sta continuando oggi a produrre anche se al 40%. Quindi... Il 40% a cosa è dovuto l'energia? No, stiamo producendo oggi al 40% per motivi infrastrutturali e logistici, nel senso che riusciamo a produrre ma non riusciamo a portare via il materiale. Così sta succedendo anche nel... Ma lì era il ferroviario, treni? Oggi l'unico collegamento che abbiamo ancora attivo in Ucraina è il collegamento con la Polonia via ferrovia, ed è un collegamento che... Che funziona. Funziona, per l'ultimo l'hanno lasciato intatto. Sì, diciamo che la parte devastata è la parte di Mariupol, la parte orientale, la parte di confine con la Russia, quindi la parte che oggi tristemente è ricordata come la parte del Donbass soprattutto. Poi abbiamo la parte sud fino ad arrivare a Odessa, quindi quella che costeggia la Crimea. E la parte nord con la presenza di Kharkiv, la parte occidentale dell'Ucraina, quindi quella più vicina a Leopoli, e abbiamo sicuramente dei piccoli bombardamenti, ma la vita produttiva sta cercando di continuare. Quindi nostra idea al momento è di ripartire anche con il pianto di Zaporizhzhia. Che è un punto delicato perché è dove c'è anche la sede della centrale nucleare. C'è anche la sede della centrale nucleare, perché in Ucraina ci sono 4 centrali nucleari e quella di Zaporizhzhia è una delle più grandi, non solo di Ucraina, ma anche di... Cos'altro vi posso raccontare? Chiaramente in questo momento la nostra missione principale, come sottolineava Enver, è strettamente umanitaria. Quindi stiamo cercando di dare supporto a tutti i nostri dipendenti, ai familiari, ma soprattutto anche a tutti gli abitanti dell'Ucraina. Abbiamo cercato di dare supporto anche a livello di produzione di acciaio, quindi dando disponibilità di tutti i nostri prodotti per la costruzione di barriere anticarro. Sono quei crocioni. Quei famosi crocioni che abbiamo visto. E insieme con la fondazione del nostro azionista principale, che è Renata Kmitov, e anche in collaborazione con
l'ufficio del presidente Zelensky, stiamo cercando di creare dei corridoi umanitari, in primis su Mariupol, ma non solo su Mariupol, anche sulla parte nord di Kiev e sulle zone più colpite di Ucraina. Cosa manca oggi in Ucraina? Oggi il problema principale, perché tutti mi stanno chiedendo, tra l'altro volevo sottolineare che prima abbiamo toccato il concetto di partnership, e noi in questo momento siamo rimasti, noi abbiamo creato già la nostra filosofia, l'ultimo decennio, il concetto di creare sistema con i nostri clienti, con i nostri fornitori, con i nostri partner anche di servizi che possono chiamarsi banca, logistica, e oggi questi risultati sono venuti tutti a galla in maniera incredibile. Abbiamo ricevuto un supporto di solidarietà, ma anche di aiuto a livello proprio. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sì, però deve aspettare. Can you wait some minutes because we are finishing the presentation of MITINVEST. Two minutes. Thank you. I will give you the floor very soon. Thank you. E quindi prendo l'occasione di questo per ringraziare sicuramente tutti i nostri partner che in questo momento ci stanno dando un supporto incredibile, come avevamo la presenza qua di Roberto Cimolai, il nostro diciamo, cliente di riferimento, della stessa Fincantieri, del gruppo BIT, tutte le società che oggi è difficile elencare nella zona Friulana. Abbiamo ricevuto sicuramente, e stiamo dando anche a loro, perché capiamo che questa situazione sottolineata prima dal presidente, ma anche da Roberto Cimolai, soprattutto per gli utilizzatori, in questo momento la situazione può diventare molto critica, può rallentare quel processo di investimento, di sviluppo che era partito in maniera fantastica negli ultimi 2 anni. Quindi sicuramente dobbiamo cercare tutti insieme di non mettere nessun ostacolo alla possibilità di questi investimenti e all'utilizzo di tutti i fondi del PNRR, che sono estremamente importanti per lo stimolo. Che dovranno essere un po' rimodulati alla luce di quello che sta avvenendo. Quindi ci aspettiamo in questo momento un momento critico, un momento sicuramente critico per noi, in primis, per anche i miei competitor, che sono in ogni caso nostri clienti e partner. Difficile dire competitore partner, ma per esempio per Bruno Marcegaglia. Ma lo potrebbe dire anche Augusto. Anche Augusto, quindi diciamo che, ripeto, mi è piaciuto molto l'intervento di Santini, che parlava di partnership e di sistema. È la mia filosofia. Io penso che è finita l'era della competizione e dell'orgoglio imprenditoriale molto radicato poi ancora in Italia, ma bisogna far sistema, bisogna aiutare, bisogna soprattutto in questo momento far sì che vengano esplicitate tutte le nostre grandi forze, capacità e competenze che sono enormi. Mi è piaciuto sentirlo dire, noi italiani siamo ancora molto forti e dobbiamo dimostrare. Detto questo, ci saranno 6 mesi, secondo noi, di problematiche, i flussi internazionali si dovranno riequilibrare, avremo presenza di nuovi player sul mercato a livello nostro di fornitura, e come diceva prima Marcegaglia, sicuramente saranno fornitori che dovranno essere testati, soprattutto a livello qualitativo, di capire la loro reliability e capacità di darci servizio, perché sicuramente l'Italia negli ultimi 20 anni ha creato sia un prodotto di qualità, ma soprattutto un servizio di qualità. E credo che oggi questo è quello che forse tutti noi stiamo insieme. Potremmo apprezzare. Una cosa che io volevo notare, poi dopo, siccome è tutto registrato, altri ne beneficeranno, vorrei far notare questa cosa. Allora, per quanto riguarda i paesi dell'est, il cosiddetto Triveneto, il sistema Triveneto è responsabile del 50% delle esportazioni. L'intero Triveneto fa come metà Italia.
Seconda questione è che quest'area in particolare è molto più Friuli, è responsabile di quasi tutto l'interscambio su questi argomenti con i due player principali che sono Russia e Ucraina. Soltanto che pensavamo che la Russia fosse enorme, invece abbiamo scoperto che alla luce del Friuli è l'Ucraina che è enorme, perché è l'Ucraina che ci importa 4 milioni di brame con cui alimentare i laminatori. Ma in più le dico, magari dati poi dei finanziari bancari, possono concernare l'Italia è il primo paese di interscambio europeo di interscambio con l'Ucraina, quindi ha un'importanza l'Italia, soprattutto la parte adriatica dell'Ucraina, fondamentale. Quindi sulla base di questo io penso che debbano essere fatte delle considerazioni molto importanti sul breve, ma anche sul medio e lungo termine. E sicuramente noi a livello siderurgico possiamo rappresentare una parte forse maggioritaria di tutti questi interessi di interscambio tra Italia e Ucraina, senza dimenticare la parte di agroalimentare che rappresenta un'enormità nei rapporti tra l'Europa, ma soprattutto tra Italia. Per lì poi avremo ulteriori, diciamo, passaggi. Oggi non ce la facciamo, ma promettiamo che in una delle prossime conferenze ci colleghiamo con la lettura di ICA Partner, che è opera da Leopoli, e che mi ha dato l'elenco dei primi 10 gruppi economici ucraini, in modo tale che faremo, magari anche con la collaborazione di Olga Pulenko, che adesso faremo intervenire, del Ministero dei Trasporti ucraino, che adesso arriva, ci darà faremo in modo che si possa avere un quadro un po' più ampio dell'economia dell'Ucraina. Perché, scusate, Presidente Gottardo, noi non potevamo pensare che l'Ucraina era fatta da gentili persone che andavano alle famiglie, si assistevano gli anziani, oppure facevano le babysitter. Avevamo capito che c'era anche dell'altro, no? Io ho trovato premi Nobel, io ho trovato artisti grandiosi, e soprattutto c'è un'economia che è la tipica economia che nei prossimi anni può scoppiare, può diventare incredibile per le componenti industriali che gestisce. L'altro elemento, lei lo ha detto ieri nell'incontro con Danieli, questa flessibilità che hanno gli ucraini che non hanno i russi, cioè questa flessibilità che consente alle persone anche di essere proattive. Allora, a questo punto, Olga, how are you? I'm fine, thank you. And good afternoon again, ladies and gentlemen. Good afternoon. We can continue now. And just a few words. We will not take a lot of your time, of course, because everybody is tired, and we'll see it's already end of second hours of conference. But we'd like to say we work with Annam in a reform support team of Ministry of Infrastructure of Ukraine. And of course, we just use this possibility and thank for it to say a little bit, a few words about projects of Ministry of Infrastructure and that we had before this awful war, because really nobody even could imagine that it can happen, of course. And here we are just by occasionally, of course, as a lot of people who was living in Kyiv, we were among them in a week after war started, and using the chance kindly given to us by Mr. Alberta and Francesca Bruni and Paola, we want to participate and say a few words. So our reform support team of Ministry of Infrastructure consists of 23 people, and we are guided by EBRD. We are guided by and supported EBRD, European Bank of Reconstruction and Development, Ukraine Stabilization and Sustainable Growth multi-donor account. And but we are in help to Ministry of Infrastructure, and we are in help to their projects in transport,
We have a lot of sectors, five actually, aviation, maritime, railway, and river. But a few words about we with Anna work in maritime sector. And before war started, we had concession projects in some ports of Ukraine. They're really very interesting projects. I'll just name them. So it's concession in it was concession in Berdyansk seaport, state enterprise. We mean stevedoring company. Concession project also in my native Odessa seaport passenger terminal also, and we are in the middle stage. We already found the investor and feasibility study is... One second, poi io immagino che non sia bisogno di traduciare. No, diciamo che in generale abbiamo capito, no? Wait one second, just a word in Italian. Per ciascuno di voi presenti, Paolo vuole magari avvicinarsi, casomai se c'è bisogno di qualche parola traduce lei. Noi abbiamo un'ulteriore testimonianza da parte dell'Ucraina, dopo quella direi emozionante di Enver Sikhisvili, è quella di Olga Pulenko, che tra l'altro era venuta anche all'evento di lunedì. E che ho ritenuto di dare la parola. Lei era presente all'autorità portuale, l'autorità di trasporti, insomma, non è proprio come Deno D'Agostino, però dell'Ucraina, e in particolare riguarda il porto di Odessa. Allora, a questo punto, visto che adesso gli scambi con l'Ucraina, intellettuali, economici, l'interscambio direi anche di informazioni commerciali, e poi tra un poco a sentire ci dirà anche quali banche ucraine potremmo eventualmente coinvolgere, perché è meglio che creiamo anche un settore di questo senso. Abbiamo deciso di aspettare questa testimonianza. I just explained to the... Yes, Mr. Luca. I got it. Yes, who are you? I'm praising you so much, and at least the question is, we want to invite you on the next seminars that will... organize. You will be invited in the next weeks for Porter's conference. You will be speaker in the next conference. Now, what is the situation of Odessa, and what is the situation of Odessa port? You know, Odessa port now is unfortunately all ports of Ukraine is closed now. It is closed, and you know that warships, Russian warships are in Black Sea, and no cargo flows, no handling operations for now, unfortunately. We hope, and we know it will not last for long, of course, and it will start again working, and project of concession of passenger terminal, which we have in collaboration with Odessa port, will also be restarted. So, but unfortunately for now, it is closed. Though Odessa now is, thanks to God, is in quiet, no bombing like in Kyiv, but we hope that it will finish before it can be destroyed, as my compatriot from Mariupol said they had. So the situation is so. Ports are closed, and you know that a lot of goods were exported from ports of Ukraine, and especially grain. And from Odessa port, we have a lot of grain terminals. And the season for exporting is August, September. To Europe of this cargo, and we hope that it can be in line, it can be everything good, but we need as much as possible, of course, to finish this war, to open the ports. Good. The fact that now we have further speakers now,
but it is absolutely meaningful, and we are very thankful for your words. We are very thankful for your witness, and please remain with us. Thanks to Gianni Madruzzato for creating the bridge with you, and we continue in the next weeks your intervention. Okay. Thank you, yes, for this possibility. Thank you. Thank you so much. A questo punto, se Ferrone è entrato, facciamo partire la presentazione di Marcia Gandri. Ecco, grazie. Buongiorno di nuovo. Aspetti che appaia. Sì, intanto grazie. Ringrazio ancora il professor Picchioli per l'invito e per l'ospitalità. Come Marcegaglia, noi siamo un gruppo che fattura 7,5 miliardi di euro di fatturato, di cui 7,3 è nel campo dello studio. Aspetta, ritorni indietro, ripeti. Dunque, siamo un gruppo che fattura 7,3 miliardi di euro nel settore steel, con 6 milioni di tonnellate processate. Teniamo la facoltà, grazie. Oltre di togliere la maschera, anche di dare la con 6.600 dipendenti. Primo player indipendente al mondo nella trasformazione dell'acciaio, quindi non siamo un sistema integrato. Apparentemente potrebbe sembrare una debolezza, in realtà Marcegaglia da sempre è in grado di approvvigionarsi sul mercato, operando quindi con tantissimi partner diversi. Elemento fondamentale che vede Marcegaglia su San Giorgio di Nogaro è la trasformazione a caldo della lamiera da treno, Levy Plates, con due... Eccoci, con due stabilimenti con una capacità produttiva di 1 milione di tonnellate. Oggi siamo in esercizio e di conseguenza siamo a piena capacità produttiva, grazie anche ad una politica abbastanza oculata di mantenimento sempre delle scorte di materia prima adeguate. Quindi al momento noi non abbiamo dovuto rallentare la produzione, continuiamo a servire i nostri clienti. Abbiamo chiaramente dovuto riposizionare in maniera completa la parte di materia prima fornita dalla Russia e dall'Ucraina, con cui chiaramente collaboriamo da tantissimo tempo. Ovviamente questo aspetto di dover essenzialmente reinventare un sistema, perché non si tratta solo di comprare brame in maniera da altri fornitori, bisogna incastrare questo aspetto con gli aspetti inflattivi e dell'aumento dei costi energetici, che è partita già quasi un anno e mezzo fa e con cui dobbiamo inserirci. Chiaro che oggi l'aumento delle linee di comunicazione e quindi la necessità di utilizzare navi più grandi, forniture maggiori, creerà non pochi problemi anche al mercato su cui noi operiamo. Mercato che attualmente è ancora estremamente vivace e richiede prodotto finito. Dovremmo capire un po', come ha detto anche Cimolai prima, quale potrà essere il punto di rottura di questo sistema. Ma è anche vero che impianti come i nostri, in cui andiamo ad acquistare sul mercato la materia prima, devono per forza mantenere i prezzi sulla conseguente costo della materia prima e di tutta la filiera su cui andiamo ad intervenire. Ho messo come punto di attenzione chiaramente misure di salvaguardia e dazi antidumping nei confronti del prodotto finito della lamiera da treno,
che c'è nei confronti di mercato, del mercato cinese, ma che chiaramente con i prezzi attuali potrebbe portare a, un nuovo arrivo di questo tipo di materiali in Europa, visto che comunque negli Stati Uniti sono molto più protetti e il loro tempo di reazione, come si è detto, nel confronto di operazioni spesso di dumping, sono molto molto più rapide di quelle dell'Unione Europea. Noi siamo convinti che quindi bisogna adesso innovare l'esecuzione dei processi. Da tanti anni si è ottimizzato i processi, adesso dobbiamo cogliere l'occasione di innovarli completamente, visto che cambierà un po' tutto, cambiano i fornitori, cambia la supply chain, bisognerà gestire con le banche la rapidità e tutte le problematiche legate alle lettere di credito, cioè a come pagare i fornitori e come interagire con questi nuovi fornitori. Gli stoccamenti dovranno essere altrettanto rapidi, così come lavorare anche sugli aspetti più operativi, ma dovremmo farlo veramente in maniera veloce, perché le navi con materiale dal resto del mondo o sono partite o sono in partenza, quindi abbiamo un mese di tempo per organizzarsi. E un po' qui ho voluto riassumere, diciamo in maniera un po' geopolitica, qual è la prospettiva per la lamiera da treno, quindi il ruolo dell'America inteso come consumo statunitense per produzione del Brasile o anche del Messico. La presenza di pochi cicli integrati in Europa nei confronti dei grandi esportatori che sono Russia e Ucraina, e quali equilibri verranno dalle forniture del Far East, sia a livello proprio geopolitico e anche a livello poi più pratico di che cosa e quali saranno le qualità che riusciremo ad avere da parte di questi nuovi fornitori. Tutta questa cosa però si scaricherà sul sistema dei porti del Friuli Venezia Giulia e sul sistema delle ferrovie, su cui spenderei quest'ultima slide. In Marcegaglia ormai il 46% della materia prima in entrata arriva via treno, con un servizio che giudichiamo eccellente. Non è stato facile avviarlo, però noi praticamente utilizziamo un treno al giorno tutti i giorni della settimana. Questo è stato un grande passo avanti per togliere moltissimi camion dalle strade, ma ci sono ancora il 43% di camion che servono per alimentare gli stabilimenti. C'è un problema di brame pesanti, quindi di non trasportabilità via camion di questi oggetti da Monfalcone per i noti motivi, quindi dobbiamo pensare di potenziare ancora la parte ferroviaria. Il sindaco l'ha citato prima e ci trova concordi su questa necessità. Essenzialmente servirebbe attivare un secondo treno giornaliero, almeno per quanto riguarda le nostre necessità, i nostri consumi, un secondo treno è necessario. Ci sono dei grossi problemi di tipo logistico, perché ad esempio uno degli stabilimenti non è raccordato in maniera adeguata, quindi abbiamo la necessità di trovare un'app dove far arrivare nella zona industriale o limitrofa allo stabilimento, per poi trasportare con l'ultimo chilometro le brame in casa. Le piatte, noi cerchiamo di utilizzarle, però spesso le piatte non sono disponibili, sono soggette alle condizioni meteo, quindi questo aspetto ci sta un po' limitando, ma vorremmo continuare ad incrementare anche questo aspetto, cioè abbiamo la necessità a breve di dover smaltire enormi quantità che arriveranno da tutto il mondo a Monfalcone, e dobbiamo organizzarci nei prossime 3 settimane, 4 settimane per affrontare questo aspetto, perché poi chiaramente arriveranno le navi per Marcegaglia, ma arriveranno le navi per Trametta, per Officine Tecnosidere, quindi si creerà letteralmente un ingorgo che dovremo gestire, altrimenti il rischio sarà la fermata degli impianti. Ecco, io su questo credo che ci siano le possibilità per fare. Si tratta adesso rapidamente, credo con l'aiuto del consorzio, di riuscire a capire come fare questa operazione,
come cercare di fare una cosa che poi comunque resta, indipendentemente che gli stabilimenti si approvvigionino da molto lontano o, come ci auguriamo tutti, poter tornare a ricevere il materiale dall'Ucraina. Però in ogni caso i volumi in questione sono questi e vale la pena cogliere l'occasione a questo punto per fare un ulteriore salto evolutivo. Questo è quello che sentivo di trasmettere come richiesta, necessità, ma anche volontà da parte del nostro. Bene, grazie al Ingegner Ferrone, che devo dire è stato uno dei più interlocutori in questo nostro viaggio pastorale che abbiamo costruito. Adesso darei appunto la parola a Lorenza Chiampo, Sace, che fa vedere anche qualche slide. Ma diciamo che visto il taglio pratico... No, ma se le slide ti servono. Sì, rivediamo... anche perché il collega giusto in maniera così diligente sta facendo la situazione con difficoltà, insomma, darvi qualche dato, però li vediamo velocemente. È lei la speaker per cui può indirizzarci in questa direzione. Beh, sottolineo intanto che il contesto SACE si lega a quello che diceva prima con Sostantilli. Noi siamo in un scenario dove l'altra parte della medaglia, finora devo dire la tenuta finanziaria dell'Italia è stata discreta, comunque dovremmo ricorrere al nostro fondo sovrano, ai benefici fiscali, a un insieme di, diciamo, di provvedimenti che riguardano il denaro virtuale e che poi diventeranno benefici sull'operatività dell'azienda. Lorenza Chiampo intanto è la responsabile per l'area, no? Della SACE. Ecco, Veneto orientale, cosa intendiamo? Per il Treviso. Siamo divisi molto brevemente, da Venezia non si avvia una relazione con i clienti, seguendo PMI e MIT, fino a 500 milioni di fatturato all'incirca, e in particolare diviso in due aree, io seguo appunto l'area orientale, altri colleghi seguono l'area occidentale, Trentino-Alto Adige. E come è stato detto già, dottor Re, siamo effettivamente in una situazione di una tempesta perfetta. E tra l'altro è una tempesta che si muove molto velocemente, quindi giusto per darvi un esempio, noi abbiamo presentato la nostra mappa rischi pochi giorni dopo l'inizio delle ostilità e abbiamo dovuto quindi operare un downgrading dei nostri indicatori sintetici di rischio paese molto, molto forte, come potete vedere. E i colleghi giusti stanno monitorando costantemente la situazione per capire dove potremo andare. Qual è il tema, il messaggio di fondo? Ovviamente al momento non abbiamo visibilità su quelli che saranno gli sviluppi complessivi della situazione, anche che dipenderanno dalla durata del conflitto. Giusto per darvi un'idea, le stime che erano state fatte all'inizio dell'anno, che vedevano una ripresa ovviamente dopo la pandemia, sembrava che ci stessimo indirizzando verso un ambito più sereno di ripresa, anzi anche abbastanza sostenuta, sono state riviste tutte al ribasso. Sia in termini di non solo per la Russia, ma anche per l'Italia, l'Unione Europea e anche a livello mondiale. Quindi ovviamente siamo alla finestra in questo momento. Vado veramente velocemente, ma queste poi slide rimangono credo come materiale di background, quindi potranno essere consultate, poi siamo a disposizione per... Queste slide diventeranno parte del canale che abbiamo avviato adesso su LinkedIn, che sarà dedicato alla logistica e ai progetti dell'area. Slide che peraltro saranno vecchie tra una settimana, quindi anche quello verranno aggiornate. Ma noi poi la chiamiamo e le ci assolutamente, io vengo dall'ufficio studi, nel senso che ho iniziato il lavoro in SACE all'ufficio studi, era il mio lavoro, e i colleghi so che sono ovviamente molto, molto presi. Questi non mi soffermo molto, l'importanza della Russia, ma anche dell'Ucraina, come si è già detto, l'interscambio per l'Unione Europea, ma anche molto per l'Italia. Quali sono i temi? La Russia non è soltanto appunto una stazione di servizio, la Russia esporta molti minerali, metalli e non solo, poi abbiamo visto che con questo conflitto sono bloccati anche il trasporto di altre commodity, del grano e quant'altro, quindi l'impatto di questo conflitto è effettivamente ancora da capire appieno. Per l'Italia e per l'Europa si parla di repower e ovviamente la dipendenza dal gas russo è
lo sappiamo, abbastanza consistente. Si parla di alternative che non sono sicuramente facili, si parla di LNG, ma poi ci sono pochi diversificatori, paesi che non più come la Spagna sono poco connessi alla rete, quindi insomma ci sono una serie di aspetti da considerare. Le rinnovabili ovviamente sono la direzione in cui noi ci siamo anche come SACE indirizzati per spingere il green, ma non richiedono dei tempi che non sono immediati, ovviamente, anche delle risorse che scarseggiano come stiamo vedendo oggi. Quindi il punto cruciale dei governi europei e anche italiano sarà di cercare di bilanciare questa forte dipendenza. Questo è giusto per riassumere quello che è il peso dell'import dalla Russia, ma sono dati che insomma conosciamo. Relazioni importanti con l'Italia, tra l'Italia e la Russia in tutti i segmenti. Giusto per darvi un esempio, SACE ha in portafoglio oltre 4 miliardi di operazioni in Russia. Operazioni molto diversificate, tra l'altro, perché SACE, come sapete, opera dalle piccole forniture di beni di consumo ai grandi project finance. Quello che stiamo facendo oggi è sostanzialmente di monitorare la situazione, e stiamo vedendo singolarmente ogni singolo contratto che sostanzialmente capiamo se le merci sono già state spedite, se sono in viaggio, dove stanno andando, e sia per la Russia che per l'Ucraina, se le controparti sono sanzionate o no. Prima ha menzionato prima delle sanzioni, che è molto importante, dovrà essere in continua evoluzione. Noi come SACE siamo attenti non soltanto alle sanzioni europee, che sono ovviamente quelle più vincolanti, ma anche alle sanzioni americane, perché c'è un tema di tutela anche dei nostri assicurati contro il rischio di essere poi coinvolti nelle sanzioni OFAC. Quindi c'è tutto un tema di verifica molto capillare e molto difficile, quindi dobbiamo capire se quello che è stato spedito e quello che è in corso di esecuzione coinvolge direttamente o indirettamente le controparti sanzionate. Quindi questo è qualcosa su cui stiamo facendo particolare attenzione. E quindi chi è il vantaggio è che le aziende che si sono assicurate con noi nel tempo, perché sapete che SACE come core business è un export credit agency, hanno quantomeno la tutela di avere una polizza assicurativa che è un'azienda intera, come che è la nostra, che sta cercando di tenere monitorata la situazione. E mi permette ragione di dire una cosa, no? Proprio perché ho vissuto in diretta, tra l'altro, delle forniture proprio a Midwest, avevo notato che c'era una certa, prima di tutto questo problematico, c'era una certa prudenza di SACE con l'Ucraina, no? Questo momento storico potrebbe invece fare in modo che noi tutti andiamo a parlare con Francesco Latini e con altri amici, diciamo, in modo tale che forse è il momento di rivedere alcuni parametri che riguardavano prima l'Ucraina, perché a questo punto, tra le varie trasformazioni, diciamo, operative, no? L'Ucraina è previsto che tra poco riceva il suo piano Marshall, in un contesto in cui il piano Marshall potrebbe essere molto spiegabile sono le garanzie SACE. Perché è chiaro che se dobbiamo ricostruire un paese, non so cosa pensa Augusto, questo credo che il nostro ruolo potrebbe essere anche questo. Cosa ne dice? Fondamentale, perché il ruolo di SACE, non voglio togliere parola alla collega, io lo vivo dall'altra parte della barricata, è fondamentale perché parlare con SACE è l'unica possibilità che ci dà fino adesso ad assicurare determinati rischi che altre compagnie non possono assicurare, e quindi avere un rapporto per capire il rischio di insolvenza del paese, perché questo è fondamentale. Attenzione, non dimentichiamoci che la sanzione non è di per sé un elemento che fa cadere la copertura, e quindi di conseguenza avere un colloquio costante e continuo con SACE, e soprattutto in questa proposizione di una possibilità di un intervento forte da parte della comunità internazionale per ricostruire questo martoriato paese, può essere fondamentale, e sicuramente sarà una rivisitazione di questo intervento. Bene, io vorrei chiedere, stiamo appunto rischedulando il programma, per cui ci sarà una giornata solo con SACE, dove lei sarà la maestra di cerimonie. Questo che abbiamo avuto è, credo, molto significativo, una testimonianza, poi credo che poi le interazioni tra medici e SACE potranno essere naturalmente discusse. Chiederei a dottoressa Bruni di intervenire adesso su alcune delle tematiche che ritiene,
era già intervenuta la dottoressa Boni sugli scenari, direi, operativi, geopolitici nell'incontro di lunedì. Credo che il suo contributo in queste settimane sia stato una delle condizioni per cui noi siamo qui e possiamo fare questo confronto. Ieri eravamo appunto con la dottoressa Bruni a San Giorgio di Nogaro per incontrare gli operatori. Direi che nel prossimo periodo, dato che qui comunque abbiamo anche una scadenza temporale con le apparecchiature, però dopo scade, non so che cosa, Zoom, qualcosa, bisogna, vediamo un limite, per cui già queste due ore abbondanti sono state un ottimo contributo. Francesca Bruni, lei ha facoltà di togliere la maschera. Possiamo eventualmente immaginare quale proseguimento a questo dibattito? Penso ci siano tre minuti fino alle 12:15. No, andiamo avanti. No, dicevo, mi sembra che sia emerso questo, cioè che comunque riguarda questa fase, cioè che le istanze sociopolitiche investano quindi le strategie di decisione di acquisto e cioè quando si dice sfruttare altri canali di approvvigionamento si pone il problema non solo penso dell'antidumping ma anche di considerare gli aspetti politici. Avevo che le aziende dove dovrebbero cominciare a includere nella loro range, nel cervello dell'azienda stessa, cioè quello che si definisce il nuovo capitalismo politico, vuol dire che l'azienda non si può più permettere di avere una carenza di pensiero politico per fare delle strategie anche di approvvigionamento, cioè non vuol dire che se c'è un problema sulla catena di supply chain, una catena di approvvigionamento, si prende e si va a cercare qualunque fornitore sul mercato, ma perché, come si è detto in questo convegno, la Cina sta già cominciando a fornire queste brame, che comunque non è detto che l'antidumping basti a non far entrare la Cina in questa catena di fornitura, ma come sappiamo la Cina accompagna sotto la veste commerciale anche aspetti di politici che sono di rischio di occupazione di un'area geografica come l'Europa e come è già successo, come sta accadendo anche in Africa, per cui sarebbe interessante considerare questa emergenza di dover trovare altre catene di approvvigionamento, considerare anche l'aspetto politico e fare delle strategie probabilmente collettive a livello di imprese o di territori per evitare che invece di diventare, di dipendere soltanto completamente dalla Russia, come è stato finora per il gas, poi non si vada a dipendere da altri paesi che hanno gli stessi problemi regimi che mirano a occupare in termini di potere delle aree geografiche o dei paesi. Questo è chiaramente la politico non vuol dire assolutamente partitico, vuol dire tenere conto anche di queste logiche geopolitiche. Per esempio in questo momento l'India che ha un problema storico di culturale di parassitismo cosmico riceverà domani Lavrov perché va lì per stabilire questa piattaforma di scambio di pagamenti tra rupie e rubli. E quindi l'India perché fa così? Ci sono delle ragioni politiche, geopolitiche, culturali. No. Questo non vuol dire che il paese vada punito o non bisognerà approvvigionarsi dall'India, ma
sicuramente un elemento di non ripetere gli stessi errori, di usare un di utilizzare, di rivolgersi direttamente a catene di approvvigionamento che accompagnano con sé o attori che puntano magari a occupare in termini di potere delle aree. Questa mi sembrava un'indicazione del nostro piattaforma MetaLab che si potrebbe dare. È un po', come dire, idealistica forse, però si può anche minimamente tenere... A me sembra che lei stia toccando la questione, cioè l'approvvigionamento proveniente da uno Stato democratico, l'approvvigionamento proveniente da uno Stato autarchico. Noi in questo momento stiamo affrontando la massima crisi che dal dopoguerra sia stata come una crisi proveniente da uno Stato autarchico. È sicuramente una questione di che ruolo avrà l'India, proprio qualche settimana prima degli eventi che ci hanno coinvolto, noi facevamo degli articoli facendo vedere tutte le alleanze che c'è tra India e Russia, per esempio nel settore ferroviario, per esempio nel settore metallurgico, penso che lei ci potrà dare una informazione più. L'India in pratica non è autosufficiente, cioè quello che produce lo consuma tutto. A meno che ci sia qualche settore dove possa darci qualcosa, ma di fatto, per esempio, ci può dare qualcosa sicuramente nell'alluminio, ma perché non ha un'industria della trasformazione dell'alluminio come abbiamo noi? Quello che noi vedremo nei prossimi. Può togliere? Quello che noi vedremo nei prossimi 10 anni dall'India saranno delle necessità di esportazioni a singhiozzo dovute al fatto che ci saranno dei momenti di utilizzo interno più bassi di quelli stimati. Però l'India sta crescendo tantissimo a livello di produzione, sta crescendo tantissimo a livello di consumo interno, quindi è corretto quello che dice che l'India utilizzerà tutto quello che produrranno per scopi interni. Però quello che noi abbiamo stimato, quello che sta succedendo adesso, ci saranno dei momenti in cui ci sarà un forte volume che verrà esportato perché il consumo non riuscirà a sostenere. Vedremo una crescita dell'India molto importante, come forse non come quella che abbiamo visto in Cina negli anni 2000, però sicuramente arriverà a dei livelli di produzione importantissimi. Diciamo, in questo momento l'India è dopo il mega pianeta Cina, è il più grande produttore di acciaio. La Russia credo che sia il numero 4, il Giappone viene immediatamente dopo, però l'India ormai è cresciuta ancora. Noi vediamo appunto che le società che producono machinery, cioè che fanno machine come Danieli, ma non solo come Danieli, quelle associate anche alle associazioni di categoria. Ho appena fornito in India Pizza Steel 12 carrelloni per il trasporto della pergella e dei sottoprodotti, ma dove praticamente hanno un impianto, un progetto di espansione della produzione importante, anche perché poi loro riescono a produrre senza grandi problemi, senza tante preoccuparsi del libero. Che regione, che città era la sua? Bizersil è un nome impronunciabile che inizia, che è praticamente a nord di Cenai. Esatto. Ha un nome pronunciabile, da quando ha chiuso il contratto non riesco a pronunciarlo perché è un'acciaieria di Stato. Allora sì, ho capito, vicino a Chennai. Sì, un'ora di volo. Camminando. Noi avevamo, prima di avviare l'interazione Russia-Italia nella metallurgia, per la quale avevamo fatto anche la conferenza della Camera di Commercio il 26 di gennaio, sono 4 anni che stiamo lavorando sulla piattaforma Metallurgia Italia-India con la partecipazione di tutti i grandi player, per esempio di tutti e tre i fratelli Jindal, come sapete, uno dei quali ha acquisito l'area di Piombino. Perché dico questo, carissimo dottor Kosulic? Perché il lavoro che abbiamo fatto raccontando, cercando di capire che cosa avviene a Piombino, che alla fine rimane sempre quello,
abbiamo una stadia, abbiamo una specie di paralisi istituzionale, però ci è servito molto per capire il soggetto di Lugano, perché ci sono alcuni punti in cui a Piombino abbiamo la base logistica, per cui è il motivo per cui GSW San Gian Ginda ha acquisito l'impianto, non tanto perché producevano delle bellissime rotaie, ma perché vedeva un'espansione nella direzione logistica. Sono dibattiti che penso continueremo con Santilli, che affidiamo il compito incredibile di concludere questa, questa seduta. Grazie. Io vorrei solamente una presentazione e poi lascerò. Abbiamo pochi minuti. Banca, ci arriva l'acqua. No, abbiamo una conferenza stampa. Abbiamo una conferenza. Io guarderei solamente una slide, per piacere, se può andare avanti, più avanti. Alla... Adesso, sì, sì, avanti, avanti. Io mi fermerei su questo. Un tema di attualità, le sanzioni sono da considerare forza maggiore, perché spesso sto sentendo diverse cose. Alcune aziende addirittura hanno trasmesso a tutte le controparti russe, per esempio, la partenza di una forza maggiore. Non è vero. La forza maggiore non è per la Russia, la forza maggiore oggi è solo per l'Ucraina, perché la Russia non è in guerra con l'Italia o con l'Europa, quindi non si può applicare forza maggiore in quel paese. Quindi chiaramente chi aveva intenzione di bloccare le sue operazioni relative alla forza maggiore non lo può fare. C'è l'articolo 11 però di uno dei decreti che praticamente è stato riportato, il regolamento relativo alle sanzioni, il quale dice che per motivi delle sanzioni non possono essere applicate penalità contrattuali alle controparti. Quindi c'è una salvaguardia relativamente importante. Però attenzione, ci tenevo a dire, perché forza maggiore, non possiamo parlare di forza maggiore. Tant'è vero che ho riportato, poi questa è una clausola di forza maggiore di ICC, nella quale per la prima volta si incomincia a parlare di currency and trade restriction, embargo sanction. Perché nelle vecchie forza maggiore non era mai previsto la sanction, perché di fatto non lo è una forza maggiore. Questo invece è un possibile rimedio molto più terra-terra, diciamo così, molto più semplice di quello di riporto dell'interno della clausola di forza maggiore di ICC, perché qui si dice: questo contratto è soggetto all'osservanza delle norme del potente vigente emanate dalle autorità italiane, l'Unione Europea e altre organizzazioni internazionali. Qui mi sono un po' allargato. Perché ho messo altre autorità e organizzazioni internazionali? Perché ci sta dentro l'OFAC. Lo ha detto prima la collega, ha detto, noi guardiamo anche dall'altra parte il discorso del famoso strabismo. No? Perché, attenzione, che i signori americani, chiamiamo amici come vogliamo, un po' di colpa c'è anche loro ovviamente in tutta questa situazione, ma comunque possono intervenire con società che non sono residenti negli Stati Uniti d'America contro qualsiasi principio di diritto internazionale. Possono intervenire dicendo: io non posso attaccare la ditta Santilli S.P.A. italiana, ma dico a tutti i soggetti americani di non lavorare con la ditta Santilli. Si chiamano secondary sanction, il che vuol dire che la ditta Santilli è morta, perché non potrà ricevere più bonifici, perché se arriva un bonifico sicuramente qualsiasi banca clearing del sistema europeo ha degli interessi americani, e quindi è soggetto, perché un'altra questione importante che la normativa americana definisce US subject, non solo i residenti, ma anche tutti coloro che hanno degli interessi esterni, perché hanno paura ovviamente di un attacco dall'altra parte. Tant'è vero che noi diciamo sempre ai clienti: quando si ragiona su questi aspetti bisogna sempre guardare se si hanno dei forti interessi negli Stati Uniti. Questo soprattutto è stato un cantiere fortissimo, le sanzioni con l'Iran. Le sanzioni con l'Iran è stato un cantiere veramente rilevantissimo, perché molti clienti abbiamo scongiurato. Tenete presente, l'Iran per l'Italia era importantissima e gli iraniani considerano ancora oggi gli italiani grandissimi partner. Non ci sono stati contenziosi
con l'Iran, tranne all'inizio, subito, immediatamente dopo la caduta dello Shah, quando si ebbe una escussione di tutte le garanzie in modo generalizzato. Questo è un altro aspetto che potremmo trattare quando parleremo di escussione delle garanzie in essere. Pensate, oggi se avete un advance payment bond emesso, quindi avete ricevuto dei soldi in anticipo da ditta russa per un'esportazione, l'esportazione non la potete fare, e se arriva l'escussione della garanzia come la mettiamo? Quindi questo sarebbe da approfondire. Con la Camera di Commercio Internazionale il 5 aprile facciamo proprio un workshop su questo aspetto, ma potremo parlare al prossimo incontro che faremo focalizzando su questi aspetti di carattere operativo. Io mi fermerei qui dando solamente questo là, di un'attenzione, perché signori l'attenzione poi deve essere data, e questo vale per i vostri gruppi operativi interni, perché molto spesso, scusate questa la devo far vedere perché altrimenti non riesco. Guardi che noi guardiamo con grande attenzione. Gli attori in un'azienda, vi rivedete voi qui? Sì. Commerciale, amministratore, finanza, sicurezza. Ma questi attori tra di loro si parlano qualche volta. Il problema, sapete qual è? È perché l'uomo del commerciale vendita, che è l'elemento fondamentale di un'azienda, perché se non si vende non si va avanti, prima di andare per dire in un mercato nuovo, soprattutto in questa realtà dove dobbiamo rivedere i mercati, dovrebbe incominciare a parlare con l'amministrazione, con la finanza, con la compliance, cioè parlare un attimo insieme per mettersi intorno a un tavolo e qui chiamare anche gli altri attori, che possono essere gli attori della logistica, possono essere gli attori finanziari, può essere la cultura SACE, e per capire, devo andare adesso a portare tutta la mia operatività, andare a acquistare in Uzbekistan? C'è un sistema bancario che mi può seguire bene? Oppure la mia banca primaria italiana ha una corrispondente importante in Uzbekistan dove posso incominciare a trattenere dei rapporti per capire come mi dovrà pagare? Se invece il venditore parte come siamo abituati, perdonatemi, sono abbastanza anziano su questo e posso dire con certezza che è un po' la verità, che il venditore ha un solo obiettivo, giustissimo, deve vendere, 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 ma poi bisogna portare a casa i soldi. E quindi non può andare all'estero a concludere un contratto, a volte anche i poteri di concludere il contratto e poi lo riporta e rimette nella metà campo dell'amministrativo finanziario il problema di risolvere il contratto. E quindi non è stato scelto una resa merce appropriata, non è stato scelto un regolamento appropriato, ma questo è un altro film che ne possiamo parlare. Ecco, l'attenzione era su questo, su questa complessità che poi si riverbera su quest'altra. Gli attori in una transazione con l'estero, pensate quanti ce ne sono. L'UNCIPACT, che è un ente delle Nazioni Unite, io sono un accreditato, lavoro anche per loro, abbiamo fatto adesso un libro bianco che sta per uscire, dove abbiamo parlato dei problemi della logistica legati all'operazione di vendita. Pensate quanti cristiani entrano in gioco per fare un'operazione. E bisogna mettere tutti d'accordo. Questo è il problema. Quindi non è il nostro piccolo giardino, ma siamo in una foresta. E se noi la foresta la curiamo, possiamo anche andare avanti, altrimenti non andremo da nessuna parte. Bene, grazie a tutti. Volevo dire una cosa. Voi sapete che un concetto, un'idea, ha bisogno comunque di una retorica particolare. Per cui credo che nessuno, come il professor Santilli, ci possa dare delle ottime lezioni di retorica perché abbiamo bisogno di un tono. Un progetto importante, detto senza tono, senza la forma, diciamo così, che poi indica anche la verità, diciamo, del progetto. E che progetto è? Il professor Santilli ci dà il tono per i prossimi appuntamenti e lo ringraziamo in modo particolare. Grazie a ciascuno di voi, grazie a Silvio Ben, grazie a Mario Crosta, grazie a Michela Del Piero che incontreremo nei prossimi giorni. Andremo a fare un giro nei prossimi giorni con le aziende di San Giorgio di Nogaro per raccontare questo progetto, che riguarda San Giorgio di Nogaro. Non è il progetto solo per San Giorgio di Nogaro, è un po' il lab di qualcosa che si sta rinnovando. Parleremo molto di sanzioni, daremo delle indicazioni, abbiamo molti consulenti che daranno una mano per risolvere qualsiasi problema operativo, sia che uno deve trasportare, diciamo, 2 tonnellate per trasportare, diciamo, quantità di in più. Avremo una collaborazione di Metinvest in questo? Speriamo di rispondere così. Perfetto. Grazie ancora. Grazie.
se volete abbiamo un piccolo brindisi sotto all'aperto. No, sotto la prova. No, adesso no, ovviamente al chiuso, visto che